Buongiorno, ben ritrovati in diretta. Buon lunedì, un lunedì ricco di argomenti, dalle novità che si attendono da Roma sul fronte nuovo DPCM, arrivando più a livello locale con i risultati del ballottaggio per i due comuni veneti, i cui cittadini sono stati chiamati alle urne nuovamente, ovvero Portogruaro e Castelfranco. Andiamo però con ordine, dando subito uno sguardo insieme al report di Azienda Zero per quanto riguarda i positivi nella nostra regione. 153 gli attualmente i positivi in più rispetto al bollettino del pomeriggio di ieri. Salta all'occhio il dato di Venezia, della provincia di Venezia, dove si registrano 70 positivi in più rispetto al bollettino di ieri pomeriggio. Segue poi Treviso con 31 e Belluno con 16, poi Padova con 15. Quindi questo un po' i dati per quanto riguarda i positivi nella nostra regione, quindi numeri che continuano a crescere. Andremo poi a capire, stando ai report delle varie ULS, dove sono e come sono distribuiti questi nuovi positivi. A pesare, lo sappiamo, sono soprattutto i dati che arrivano dalle scuole. Proprio in questo momento è in corso dall'ULS 2 una conferenza stampa, ULS 2 Marca Trevigiano, una conferenza stampa del direttore generale Francesco Benazzi, che sta facendo proprio il punto sulla situazione nelle scuole, in attesa che si possa intervenire già nei prossimi giorni come seconda ordinanza regionale con i tamponi rapidi, per lasciare poi spazio invece ai test rapidi, mini invasivi, quelli che vanno a prelevare un campione semplicemente nelle fosse nasali, quindi creando meno disturbo possibile, pensati proprio per i più piccoli, e dovrebbero appunto entrare in azione a breve nelle scuole. Questo dovrebbe evitare un aumento delle classi in quarantena e anche degli accessi ai Covid point, ai sistemi in drive-in che siamo stati abituati a vedere. Quindi insomma si attendono anche queste novità sul fronte scolastico. Altre novità invece si attendono, come vi ho detto, con il nuovo DPCM del governo, che tra le misure che dovrebbero, stando alle indiscrezioni emerse in questi ultimi giorni, emergere, quello dell'uso delle mascherine all'aperto. E allora noi vi proponiamo proprio un sondaggio su questo, ovvero vi chiediamo se siete d'accordo. Chiedo anche alla regia di supportare il nostro con la grafica. Eccolo qua, mascherine obbligatorie all'aperto, giusto o sbagliato? È un'ipotesi ancora al momento al vaglio del governo. Anche sabato il ministro Speranza aveva detto: stiamo ancora valutando se inserirlo nel nuovo DPCM, però sembra che si vada in questa direzione dopo che molti governatori di regione hanno già adottato il provvedimento nei loro territori. Ebbene, vi chiediamo di rispondere a questo quesito. Se per voi la risposta è sì, quindi è giusto indossarle anche all'aperto, il numero da fare è lo 0422 1626691. Se invece ritenete sbagliato questo provvedimento, il numero da comporre è lo 0422 1626690. La chiamata è gratuita ed è sufficiente fare uno squillo e automaticamente la vostra risposta verrà registrata. L'esito del sondaggio che vi riproporremo non solo nel corso di questa diretta, ma anche nei nostri telegiornali serali al termine, durante la puntata di Ringhe in onda questa sera, come sempre in prima serata, a partire dalle 21:15. Provvedimento, quello dell'uso della mascherina all'aperto, che sta dividendo ancora una volta la comunità scientifica, con chi la ritiene utile, un provvedimento insomma utile ad adottare soprattutto in quei momenti in cui non si riesce a mantenere il distanziamento sociale, cosa che già sarebbe dovuto essere, e chi invece non lo ritiene insomma così indispensabile per arginare la diffusione del contagio. Ma oggi proprio nel Consiglio dei Ministri convocato per oggi verrà illustrato questo DPCM, se ne discuterà, e poi domani il Ministro della Salute Roberto Speranza andrà ad illustrarlo in Parlamento. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe arrivare per mercoledì 7 ottobre, dunque la firma è attesa nei prossimi giorni, entro mercoledì, per poi avere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Come detto, non
non solo l'obbligo dell'utilizzo della mascherina all'aperto, ma anche sono allo studio e probabilmente verranno inseriti nel nuovo provvedimento del governo altre misure che vanno ad interessare i locali, bar e ristoranti in primis, con una riduzione della capienza, ma anche con quello che viene ormai definito il coprifuoco, ovvero un'anticipazione dell'orario di chiusura alle 22 o sembra più probabile alle 23, ma anche sulle feste private tipo battesimi, matrimoni si andrà ad intervenire riducendo il numero delle persone che vi potranno partecipare. Poi vi saranno delle verifiche costanti dei luoghi, nei luoghi della Movida, al momento impegnate le forze dell'ordine. Vedremo poi anche proprio i controlli da parte dei carabinieri a Monselice nel fine settimana, ma per aiutare e supportare le forze dell'ordine in questa tipologia di controlli potrebbe essere impiegato anche l'esercito. E poi anche una stretta per quanto riguarda gli eventi sportivi al chiuso con più di 200 persone, quindi si chiederà alle regioni di fare un passo indietro in tal senso, regioni che avevano fatto dei provvedimenti, anche lo stesso Veneto, prevedendo 1.000 spettatori, ecco, potrebbe essere ridotta il numero di persone che parteciperanno nei palasport, arrivando ad un'occupazione del 25% degli spazi. Dunque, insomma, tante le novità che potrebbero arrivare nelle prossime ore dal governo su questo fronte. Naturalmente bisognerà anche capire quelle che saranno poi nel documento finale definitivo, le misure che effettivamente verranno adottate. Certo è che tante le polemiche che questo sta già suscitando, soprattutto nel mondo economico, preoccupato per le ripercussioni che provvedimenti simili potranno avere dopo il lungo lockdown che abbiamo vissuto. Vi parlavo proprio dei controlli fatti nel fine settimana dai carabinieri di Abano a Monselice, nei luoghi della Movida. Sono stati trovati anche dei locali irregolari. E allora il bilancio di questi controlli nel nostro servizio, che arriva dalla redazione di Padova, i controlli per la Movida a Monselice. Covid e Movida, il tema al centro dell'agenda del governo, ha visto impegnati i carabinieri anche nella Bassa Padovana. Operazione dei militari dell'arma nella notte tra sabato e domenica in centro a Monselice, da cui sono emerse irregolarità in almeno tre locali che hanno portato alla loro chiusura per 3 giorni e una sanzione amministrativa di 400 euro. Mancato uso della mascherina all'interno dei locali da parte dei dipendenti e assembramenti di persone dentro e fuori sono le irregolarità riscontrate. Da un controllo del NAS, inoltre, in una delle tre attività sono emerse irregolarità che hanno portato al sequestro di 30 kg di alimenti e una multa di 5.500 euro. Degli 8 esercizi controllati, dunque, 3 sono risultati non a norma. Nell'ambito del servizio sono state impegnate 10 pattuglie della compagnia di Abano Terme, 2 unità dei NAS di Padova, un'unità cinofila e personale del nucleo operativo e radiomobile, per un totale di 30 uomini. Vi ho detto che oggi è anche una giornata importante sul fronte politico più locale. In Veneto sono 2 i comuni che vanno andati al ballottaggio, quindi con i cittadini che sono tornati alle urne. Ieri si è votato dalle 7 alle 23, oggi urne aperte, seggi aperti alle 7 e si chiuderanno alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio per capire il nome dei nuovi sindaci che guideranno nei prossimi 5 anni i comuni di Porto Gruaro e Castelfranco. Un dato intanto c'è, ed è quello dell'affluenza, un'affluenza nettamente in calo rispetto al primo turno, e dunque quello che si temeva, ovvero che potesse esserci per questo nuovo turno l'astensionismo, sembra insomma essere confermato dai dati, almeno da quelli della giornata di ieri domenica. E a Porto Gruaro alle 23 aveva votato il 42,58% degli aventi diritto, il 20 settembre aveva votato sempre alle 23 il 49,33%. Ancora più bassa l'affluenza registrata a Castelfranco Veneto, dove alle 23 di ieri si era recato alle urne il 37,50% contro il 45,24% del primo turno.
notturno. Tra le misure che verranno inserite nel nuovo DPCM anche la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Scade il 15 di ottobre, ma quello che il governo andrà a chiedere al Parlamento sarà l'opportunità di prorogare questa data all'anno prossimo, perché sapete insomma che questo stato di emergenza permette al governo di intervenire con delle misure urgenti e immediate, e poi permette altri tipi di misure anche che vanno ad aiutare le aziende e i lavoratori in un momento così delicato. E io partirei a parlare proprio di questo con il mio primo ospite, che vedo già in collegamento e che ringrazio per essere con noi. Buongiorno al direttore dell'INPS del Veneto, buongiorno Antonio Pone, buongiorno direttore, ben ritrovato. Buongiorno, un piacere stare con voi e un buongiorno agli ascoltatori. Allora, io partirei proprio da questo, direttore. La proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 ci fa venire in mente come quando venne deciso dal governo questo stato di emergenza, tra le varie misure e provvedimenti c'erano anche dei provvedimenti che andavano ad aiutare, diciamo così, i lavoratori e le aziende. Mi viene in mente ad esempio il congedo parentale, solo per fare un esempio. Cosa comporterà proprio per i lavoratori questa proroga di questo stato di emergenza all'anno prossimo, al gennaio 2021? Allora, materialmente la proroga dello stato di emergenza comporta la proroga di alcuni poteri eccezionali che assume il governo in una situazione particolare, in modo da poter gestire in maniera più immediata ed efficace, in particolare l'emergenza sanitaria e l'emergenza di protezione civile. Quindi, diciamo, in generale dà poteri al governo per poter gestire, secondo una procedura eccezionale molto semplificata, delle misure che altrimenti andrebbero decise secondo i tempi di quello che è il normale iter parlamentare. Ai lavoratori si arriva di riflesso, nel senso che se per effetto della proroga dello stato di emergenza verranno assunte una serie di decisioni, come le abbiamo avuto modo di sperimentare in primavera in particolare, del tipo chiusure parziali, lockdown, oppure come si sente parlare proprio oggi, una alternanza nella didattica a distanza, per cui ci possono essere genitori che di necessità dovranno magari seguire figli che sono a casa in didattica a distanza rispetto a gli alunni che invece vanno materialmente a scuola. Ecco che per esempio si innesta probabilmente un bisogno di poter fruire di congedi, si innesta il bisogno di fruire di tutta una serie di ammortizzatori. Allo stesso modo è evidente che nella misura in cui si dovessero disporre, come sta avvenendo in questi giorni per esempio in Francia, delle chiusure di esercizi commerciali, di bar, di ristoranti, è evidente che poi a seguire si dovrà necessariamente intervenire per completare, diciamo così, le disposizioni di carattere emergenziale e sanitario, con la ricaduta in termini di sostegno al reddito di questi specifici settori. Peraltro in questi mesi il governo ha fatto una serie di decreti che vanno nella direzione comunque di garantire un sostegno. Naturalmente lo ha fatto, da ultimo col decreto agosto, con una prospettiva, diciamo, di progressivo rientro dell'epidemia, che invece adesso probabilmente andrà progressivamente rivalutata per effetto appunto degli ultimi dati che dimostrano invece che c'è appunto questa seconda ondata. Diciamo che è cambiata una cosa relativamente al meccanismo in cui si procede secondo emergenza, nel senso che lo stato di emergenza, come l'abbiamo vissuto questa primavera e quest'estate, consentiva, diciamo, una decretazione d'urgenza tramite DPCM, cioè decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, che non vedremo più, nel senso che nel decreto che ha raccolto tutti i DPCM, il cosiddetto decreto Covid, è stato inserito un emendamento che prevede che ci sia un passaggio preventivo in Parlamento, e qualora non sia possibile un passaggio preventivo in Parlamento da parte del governo, il governo comunque riferisca in Parlamento entro 15 giorni dall'assunzione dei provvedimenti assunti tramite DPCM.
Direttore, venendo invece ai provvedimenti tuttora in atto, penso alla cassa integrazione innanzitutto. Allora, partiamo dalle notizie meno polemiche, ovvero la proroga per le aziende per poter presentare la domanda, ovvero è stato consentito alle aziende di poter posticipare le tempistiche per presentare domanda a quelle aziende, insomma, che stanno in questo momento ancora soffrendo la situazione economica. Spieghiamo bene questo. Sì, col decreto di conversione del decreto legge 104, cosiddetto decreto agosto, sarà previsto uno slittamento delle scadenze sia per la presentazione delle domande sia per la presentazione dei dati retributivi necessari per la liquidazione delle casse integrazioni, in particolare al 31 di ottobre, e questo per venire incontro alle esigenze delle aziende che altrimenti avrebbero avuto troppo poco tempo a disposizione e per evitare qualsiasi tipo di conseguenza negativa per loro e soprattutto ovviamente per i lavoratori. Questa è una buona notizia per tutto il sistema, sicuramente. Devo dire, mi sembra che ci sia stato anche buon senso e ragionevolezza e la pronta risposta da parte della politica a un'esigenza che era sostenuta sia dalle aziende sia dagli intermediari che le assistono. E veniamo invece poi alle notizie, alle polemiche che hanno accompagnato l'erogazione della cassa integrazione. Noi abbiamo ricevuto nelle settimane passate delle segnalazioni, insomma, diciamo, appena era stato possibile erogare questo. Dalla Regione, ma anche da lei stesso, insomma, sono arrivate le rassicurazioni sulla puntualità o comunque su una tabella di marcia che era stata rispettata. Com'è la situazione attualmente? Sì, confermo che noi siamo in totale correntezza per quanto riguarda la cassa integrazione erogata da parte di INPS. Sono numeri impressionanti perché sono numeri multipli rispetto agli anni precedenti, anche di decine di volte, soprattutto per quanto riguarda l'assegno ordinario del Fondo di Solidarietà. Parliamo di 25-30 volte le domande pervenute l'anno scorso, giusto per dare un'idea. Nonostante questo, noi non abbiamo giacenza. Tenete presente che l'andamento della produzione delle giacenze, personalmente io lo riferisco con periodicità alle parti sociali, quindi datori di lavoro, sindacati, cioè questo è un dato ultracontrollato da parte di chi è interesse a farlo. Complessivamente noi abbiamo fatto pagamenti diretti in Veneto a lavoratori per oltre 350.000 lavoratori. Questo dà un'idea di quello che è stato l'impatto di questa attività. Pagamenti diretti a vario titolo, cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, assegno ordinario, fondo di solidarietà. Quindi uno sforzo assolutamente imponente che però gestiamo in una logica di correntezza, nel senso che noi, grosso modo, paghiamo gli SR 41, cioè i dati retributivi che ci arrivano dalle aziende, la settimana prima. Questa è la nostra giacenza, cioè una giacenza sostanzialmente fisiologica, il pervenuto della settimana prima. In questo momento però ci sono problemi per alcune tipologie di lavoratori, si tende a fare un po' di confusione, però l'INPS in realtà non c'entra, nel senso che esiste un problema innanzitutto per tutti i lavoratori dell'artigianato, che però non sono pagati da INPS, sono pagati attraverso il fondo di solidarietà bilaterale. In Veneto sono pagati tramite EBAV, ma EBAV non può provvedere al pagamento di questi lavoratori per una problematica di rifinanziamento, cioè il governo deve prevedere un rifinanziamento del fondo che consenta di erogare le casse, perché i fondi si erano nel frattempo esauriti, quindi diciamo è un rallentamento rispetto al quale EBAV è assolutamente incolpevole, però chiaramente interessa molti lavoratori perché potete immaginare i lavoratori dell'artigianato in una regione come il Veneto, quanti possano essere, quindi quante possano essere le aziende. Oggi, quando sostanzialmente anche sui media, sui giornali c'è un caso di un'azienda o lavoratori insomma, che lamentano questo, di non aver ricevuto la cassa integrazione, al 99% siamo in questa fattispecie. Un'altra fattispecie in cui ci sono problematiche, nel senso che i lavoratori possono non avere ricevuto ancora tutte le spettanze, riguarda in particolare i lavoratori di alcuni settori particolari, ad esempio lavoratori imbarcati marittimi, lavoratori dell'autotrasporto, nel senso che sono casse integrazioni che non gestiamo noi a livello locale, sono sì pagate da INPS, ma sono autorizzate da un soggetto che è esterno ad INPS ed è un comitato amministratore composto
discorso dalle parti sociali, quindi rappresentanti dei datori di lavoro, rappresentanti dei sindacati, e dai là tutta la procedura. Ecco, queste casistiche sono in ritardo, per fortuna sono una parte residuale del totale. A livello complessivo nazionale dovrebbero riguardare circa 26.000 lavoratori, quindi parliamo veramente di numeri molto piccoli, e il dato è un dato riferito alla settimana scorsa. Ecco, eccettuato questo, diciamo, gruppo residuale, e il gruppo invece che cui facevo riferimento prima, cioè il gruppo diciamo dei lavoratori appartenenti all'artigianato, per il resto sostanzialmente la situazione del pagamento delle casse integrazione è assolutamente incorrettezza, e lo è di fatto da tempo. L'ondata iniziale di marzo-aprile era sostanzialmente stata gestita e pagata entro il 31 di maggio qui in Veneto. Siamo stati la regione d'Italia più veloce, grazie anche alla stretta collaborazione sulla cassa in deroga con Regione Veneto, e da lì di fatto poi non abbiamo più avuto particolari problemi nell'erogazione di questo ammortizzatore sociale, anche se, come detto, i volumi sono molti più rispetto a quelli degli anni scorsi. Ecco, insomma, è stato importante la sua precisazione, nel senso che per quanto laddove ci sono stati dei ritardi è perché legati appunto a degli enti esterni all'INPS che per vari motivi non sono ancora riusciti a far fronte ad evadere queste richieste. Sì, perché nell'immaginario collettivo ovviamente cassa integrazione è sinonimo di INPS, no? Cioè l'INPS sostanzialmente è il grande soggetto pagatore di tutto, no? E questo, diciamo, è un po'... diciamo così, fa parte di quello che è il ruolo centrale di questo ente, che effettivamente entra nelle case di tutti quanti, però a vario titolo, no? Però in realtà non è, diciamo, questo collegamento non è così corretto, nel senso che non tutto ciò che è cassa integrazione lo paga i PINS, ci sono in realtà aspetti anche abbastanza corpose che non sono pagate direttamente da noi. Quindi quando si parla appunto di ritardi bisogna entrare un attimo nel merito e capire di che cosa stiamo parlando e a chi ci stiamo riferendo nello specifico. È impossibile fare previsioni, bisognerebbe avere la sfera di cristallo, ma non esiste ancora. I prossimi mesi come potrebbero essere, direttore, per questi ammortizzatori, se non si decidesse di prorogare anche in questo caso il blocco dei licenziamenti? Allora, qui possiamo dire alcune cose molto precise. Facciamo riferimento alla crisi di 10 anni fa. Come è iniziata quella crisi 10 anni fa, la famosa crisi, chiamiamola, diciamo così, quella Lehman Brothers, per intenderci? È iniziata dal punto di vista dell'INPS, vedendo un'improvvisa esplosione della indennità di disoccupazione, chiamiamola così, della NASPI, certo? Cui poi è seguito un aumento molto forte di cassa integrazione ordinaria, e poi negli anni successivi si è tradotto in un aumento della cassa integrazione straordinaria per effetto dei processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione, e a un aumento anche dell'intervento dell'INPS per il pagamento dei TFR e delle ultime 3 mensilità di retribuzione ai lavoratori per effetto di processi espulsivi attraverso licenziamenti collettivi. Ok? Questo è, diciamo così, la dinamica dell'utilizzo dei diversi ammortizzatori a seconda del ciclo di vita della crisi, diciamo così. In questo caso siamo in una situazione completamente diversa, perché qui c'è stato un lockdown e quindi una chiusura generalizzata che ha imposto la sospensione dell'attività aziendale praticamente alla generalità delle aziende, con un blocco dei licenziamenti. Quindi sotto il profilo dell'indennità di disoccupazione non abbiamo avuto ovviamente alcun incremento rispetto al trend normale, mentre abbiamo avuto un'impennata immediata della cassa integrazione, in particolare la cassa integrazione ordinaria, nascosta poi varie forme, deroghe, eccetera, eccetera. È chiaro che nel momento in cui venisse meno un blocco di licenziamenti, sicuramente ci sarebbe un impatto in termini di uso degli ammortizzatori che sono legati alla perdita del posto di lavoro da parte del dipendente e quindi al mantenimento di una correntezza di reddito. Okay? Quindi sul piano, diciamo, della dinamica, e soprattutto se processi di riorganizzazione fossero messi in atto da aziende, proprio perché potendo a questo punto licenziare in qualche modo hanno la possibilità di attuare delle riorganizzazioni, anche in questo caso interverremmo con il fondo di garanzia del TFR per le aziende in particolare fallite o che vanno in procedura concorsuale. Quindi da questo punto di vista la dinamica sarebbe questa. Cosa avverrà sul piano economico? Diciamo, quello che si può dire è che sicuramente mentre il manifatturiero sicuramente in questa fase
ha avuto una ripartenza, lo vediamo anche dal pervenuto della cassa integrazione ordinaria che è sicuramente in calo. La settimana scorsa noi abbiamo avuto complessivamente in Veneto un dato di 3.231 domande, che è un dato basso rispetto alle settimane precedenti. Sicuramente mi aspetto sia invece molto alto ancora il ricorso all'assegno ordinario per quanto riguarda il fondo di solidarietà, perché è il tipico ammortizzatore chiesto dal settore alberghiero, il turismo, il bar, e mi aspetto anche un pervenuto non marginale della cassa integrazione in deroga. Infatti la settimana scorsa la cassa in deroga, che adesso è gestita totalmente dall'INPS, non è più gestita in coabitazione con la regione, ha fatto registrare 4.441 domande in Veneto, più dell'ordinaria, ecco, giusto per dare un segnale. Mi aspetto che questi due ammortizzatori siano molto richiesti, perché sono richiesti in particolare dai settori che probabilmente sentiranno ancora la crisi, e sono i settori legati al turismo. Pensiamo alle nostre città d'arte prive di turisti americani, russi, cinesi, giapponesi, e quindi questo diventa sicuramente il trend futuro. Poi bisogna vedere l'effetto di questa seconda ondata, perché è chiaro che qualora dovessero scattare nuove chiusure obbligatorie per decreto, ci sarebbe a questo punto probabilmente anche di nuovo un impatto sul manifatturiero, che però speriamo davvero non si manifesti. Ci auguriamo davvero che la situazione migliori per tutti, naturalmente. Direttore, dal 1 ottobre molti veneti sono stati interessati dal passaggio dal PINIMS allo SPID. Cerchiamo di spiegare di che cosa si tratta perché c'è molta confusione. Sì, beh, questo devo dire vi va a merito, perché è sicuramente importante spiegarlo agli ascoltatori. Pensate che sicuramente in Veneto ci sono più di 2 milioni di possessori di PIN, e quindi si tratta di un passaggio che interessa molte persone che in questo momento ci stanno ascoltando. Allora, diciamo che sostanzialmente, quando si dialoga telematicamente con la pubblica amministrazione, ogni pubblica amministrazione ha un suo PIN. Okay, così come quando dialoghiamo con un soggetto privato, fornitore di servizi, abbiamo un nostro PIN con quello specifico soggetto lì. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha previsto nel tempo che tutti questi PIN, diciamo, proprietari di singole pubbliche amministrazioni, confluiscano entro una data che è già nota, che è il 1° ottobre dell'anno prossimo, a SPID, cioè ci dovrà essere un'unica identità digitale per il cittadino, okay? Alternativa ovviamente alla carta d'identità elettronica e alla carta nazionale dei servizi, che rimangono ovviamente in vigore, un'unica, diciamo, credenziale d'accesso digitale che identifica la singola persona, con la quale si possa accedere indifferenziatamente a tutti i servizi di tutte le pubbliche amministrazioni, e non solo, anche di soggetti privati accreditati. Quindi uno strumento che è senz'altro uno strumento di semplificazione molto forte, perché diversamente, qualora ad esempio realizzassimo un portale multiservizi della pubblica amministrazione, dove dentro è possibile trovare servizi dell'INPS piuttosto che dell'INAIL, piuttosto che dell'Agenzia delle Entrate, piuttosto che dei comuni, una persona poi materialmente, per riuscire ad entrare nello specifico servizio ed operare, dovrebbe ogni volta accreditarsi col PIN di quella specifica amministrazione. Invece in questo modo, accreditato all'inizio, magari usando una semplice app, poi può accedere molto velocemente a tutti i servizi senza particolari problemi. Non solo, per le caratteristiche di SPID, è anche aperto alle pubbliche amministrazioni europee, quindi è un sistema di accredito digitale che ha il vantaggio di consentire di dialogare, di avere servizi anche da parte di pubbliche amministrazioni straniere. Dal 1° ottobre, quindi, l'INPS non rilascerà più nuovi PIN. Ovviamente rimarranno in uso tutti i PIN attualmente vigenti, e saranno rinnovati se scadranno. Sappiamo però che il percorso di convergenza per legge, già nel 2014, è stato poi fissato una data che è il 1° ottobre dell'anno prossimo, e quindi ci sarà un momento in cui tutti dovremo transitare necessariamente a SPID. Esistono comunque delle eccezioni che continueranno a potersi valere del PINIMS anche successivamente. Parliamo in particolare dei minori,
Parliamo in particolare dei soggetti che non hanno la capacità di agire, quindi per esempio chi ha un tutore, un curatore, è soggetto a curatela, e le persone residenti italiane, residenti all'estero, ma prive di una carta d'identità rilasciata dallo Stato italiano. Direttore, un chiarimento, probabilmente non ho ben capito io. Allora, chi chiederà un nuovo PIN non l'avrà, ma avrà direttamente lo SPID? È così? Allora, però lo SPID non lo rilascia ovviamente l'istituto, il rilascio dello SPID è consentito da parte di alcuni soggetti accreditati, c'è un elenco con almeno una dozzina di soggetti. Nel sito dell'INPS c'è un percorso di accompagnamento ai link di questi soggetti, quindi per esempio entrando nel sito dell'INPS si trova l'elenco dei soggetti accreditati che possono effettuare l'identificazione e il rilascio dello Ok, SPID, ognuno può scegliere la modalità di identificazione che preferisce, nel senso che ci sono soggetti certificatori che rilasciano attraverso una identificazione fisica, cioè presentandosi materialmente ai loro sportelli, come faceva l'INPS, penso per esempio a Poste. Ci sono altri invece soggetti certificatori che fanno il riconoscimento anche da remoto in videochiamata, oppure per chi è già in possesso di firma digitale, consentono il percorso di identificazione tramite firma digitale. Quindi, diciamo, ciascuno trova il provider del servizio che fornisce secondo le modalità che gli sono più comode. il semplice cittadino che aveva già il PIN perché aveva voluto vedere la propria posizione, che cosa deve fare concretamente? Allora, concretamente, di fatto il PIN rimane in vigore. Come detto, sicuramente rimarrà in vigore almeno un anno, anche se, diciamo, non è stato esplicitato, ma lo possiamo già dire perché sappiamo che la norma di legge prevede la convergenza al 1° di ottobre 2021 e non c'è nessun interesse ad affrettare i tempi. Quindi, innanzitutto, nessun allarme. È importante dirlo adesso perché le persone sanno che se vogliono continuare a dialogare con la pubblica amministrazione, dovranno necessariamente dotarsi di questo SPID e hanno 12 mesi di tempo. Materialmente, così come all'epoca, diciamo, il semplice cittadino veniva all'INPS e si faceva dare un PIN attraverso un riconoscimento di persona, oppure lo faceva anche telefonicamente, perché era all'epoca possibile farlo, anche in questa modalità, lo potrà fare attraverso, dicevo, modalità fisiche, ad esempio presentandosi agli sportelli di Poste e facendoselo rilasciare. Oppure se è un cittadino che ha molta dimestichezza con quelli che sono gli strumenti, diciamo, di interazione telematica, lo potrà fare anche attraverso modalità più sofisticate, ad esempio appunto una videochiamata piuttosto che l'uso della firma digitale. Ogni, diciamo, fornitore del servizio lo consente l'identificazione attraverso, diciamo, una pluralità di modalità anche molto semplificate, anche molto semplificate. L'importante è che le persone abbiano una mail, un numero di cellulare che usano abitualmente, il tesserino fiscale, codice fiscale, un documento di identità qualsiasi tra carta d'identità, patente, passaporto. Con questi quattro elementi possono fare, o diciamo, secondo le modalità ritenute più idonee, ripeto, accesso fisico, ad esempio, allo sportello di posta, piuttosto che attraverso tutto online, attraverso il portale, attraverso, diciamo, un riconoscimento telefonico, secondo quindi le modalità ritenute più opportune, possono fare la procedura per l'identificazione. Si tratta sostanzialmente di questo, oppure farsi identificare. In particolare lo SPID è una modalità ancora più sofisticata rispetto al PIN-IMSS di identificazione del soggetto, quindi un altro vantaggio è che consente l'erogazione di alcuni servizi che tramite IMSS non erano disponibili, semplicemente perché non c'era lo stesso livello di certezza nell'identificazione del soggetto che fornisce il PIN. È stato chiarissimo, grazie davvero direttore, perché abbiamo dato delle informazioni credo molto importanti sotto Grazie a vari punti di vista ai nostri telespettatori anche per questo passaggio importante. Grazie davvero ad Antonio Pone, direttore dell'INPS del Veneto, grazie e ci riaggiorneremo presto per vedere com'è la Grazie situazione. Grazie davvero, buon lavoro. a te. Buon lavoro anche a voi. Grazie davvero direttore, adesso noi invece ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate lì, a tra poco.
Eccoci di nuovo in diretta. Prima di salutare l'ospite, il mio ospite che vedo già in collegamento Skype, un rapido aggiornamento di cronaca che arriva dal sito del gazzettino.it. Incidente stradale vicino al centro commerciale, muore un ciclista, è caduto dal Bignasego, un uomo è morto in seguito ad un incidente stradale verificatosi questa mattina dal Bignasego in via Roma vicino al centro commerciale Il Pentolone. Secondo i primi accertamenti l'uomo si trovava in sella ad una bicicletta quando si è scontrato con un'automobile. Il ciclista, come detto, purtroppo è deceduto. Vi aggiorneremo anche su questo fatto di cronaca, ma adesso vado subito a collegarmi e a ringraziare per essere con noi il dottor Brunello Gorini, segretario FIMG Treviso. Buongiorno dottore, ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, insomma lei rappresenta questa grande categoria dei medici di base della marca trevigiana, che insieme ai colleghi del resto del Veneto sono stati in qualche modo chiamati insomma a far parte della grande squadra, così l'ha definita il governatore Zaia, in questa battaglia contro il coronavirus. Nella presentazione venerdì a Marghera della nuova ordinanza regionale, il governatore ha anche annunciato la volontà di distribuire gratuitamente ai medici di base i test, i tamponi rapidi da poter effettuare loro stessi nei loro laboratori. Come avete accolto questo appello del governatore ad essere parte attiva in questo momento, in questa battaglia contro il coronavirus, dottor Gorini? Ovviamente in una situazione di questo tipo ognuno deve fare la sua parte, quindi come medici soprattutto e come medici di famiglia in particolare siamo sempre a disposizione per quello che può essere utile per i nostri assistiti e in generale per la popolazione assistita tutta quanta. Nello specifico attendiamo di chiarire precisamente in cosa consisterà la nostra attività. Non abbiamo ancora avuto un abboccamento personale col Presidente, speriamo avvenga più presto, e questo servirà per chiarire i dubbi che legittimamente molti colleghi hanno. Quindi l'organizzazione ha bisogno di essere leggermente rodata per passare all'attività, però la categoria risponde alla chiamata. Esattamente quali dubbi / preoccupazioni avete in questa fase, dottore? Beh, è una fase in un momento particolare, cioè nel momento in cui sta ricominciando lentamente e neanche tanto le patologie da raffreddamento, e quindi bisogna organizzarci per vedere se queste cose vanno fatte all'interno dello studio o all'esterno dello studio, intendo come studio come orario ambulatoriale naturalmente, oppure dobbiamo dedicare a questo, come stiamo facendo in alcuni casi, per la vaccinazione antinfluenzale che viene svolta fuori dell'orario consueto dell'ambulatorio. Temete di avere che poi i cittadini prendano d'assalto ancora di più di quello, immagino, già facciano i vostri centralini, i vostri laboratori? Cioè, come lei diceva, è importante che venga pianificato sì, in modo perfetto, dettagliato, per non ingolfare il sistema, immagino. Questa sia la preoccupazione maggiore. Perfetto, perfetto. Noi in questo momento siamo tutti quanti focalizzati sul discorso del vaccino antinfluenzale, e quindi questo ci occuperà queste 2 settimane. Cerchiamo di fare le cose con la massima attenzione perché non ci sia, diciamo, quell'assembramento che non va bene in queste situazioni, e ogni medico, o meglio ogni gruppo di medici, si è organizzato con modalità personali, cioè nel proprio studio, oppure usando locali del comune o messi a disposizione. Abbiamo avuto un incontro con la conferenza dei sindaci proprio per testimoniare, e ringraziamo anche l'azienda che ha favorito questo incontro. La disponibilità dei sindaci è stata massima, tutti i comuni hanno dato a disposizione dei locali, sta ai medici adesso vedere se possono organizzarsi con i propri locali oppure se utilizzeranno
i locali del comune, per cui non sono in grado in questo momento io personalmente di dire dove e come verrà fatto attraverso gli spazi dei comuni. Questo è comunque stato concordato e organizzato assieme all'azienda ULSS 2. Lei ha parlato di vaccino antinfluenzale, ecco, in questo momento immagino che le chiamate siano proprio per questo. Sappiamo, abbiamo sentito i farmacisti di quante richieste arrivino in farmacia, immaginiamo quante ne arriveranno a voi medici di base. Beh, decisamente, noi eravamo abituati a Treviso a fare il flu day, cioè un giorno specifico dedicato alla vaccinazione, in modo tale che tutti i pazienti sapessero che c'è una data per la vaccinazione e evitassero in quella mattina o in quel pomeriggio di chiamare per altri motivi perché il medico era impegnato nella vaccinazione. Siamo riusciti a dimostrare consecutivamente per più anni che la medicina di famiglia è in grado di vaccinare oltre il 30% degli aventi diritti in un solo giorno e questo ci rende forti in questo momento nel dire che anche in un'altra occasione sciagurata che dovesse ripetersi o anche nella stessa situazione attuale, la medicina generale è pronta a intervenire e in una giornata, massimo 2 giornate, è in grado di fare un bel lavoro per tutta la collettività. C'è stato un appello da parte, insomma, proprio dei medici di base a livello nazionale di non correre già per quanto riguarda, che non vi sia una corsa al vaccino, perché comunque la copertura, mi corregga se sbaglio, è di 3 mesi, quindi vi invitano a posticipare, insomma, la somministrazione del vaccino. Non c'è questa urgenza. Solitamente qual è il periodo consigliato per il vaccino antinfluenzale? Allora, se consideriamo che la copertura del vaccino può valere circa 3 mesi, poco più o poco meno, a secondo la persona e i problemi sanitari di quella persona singola, io direi che la cosa più semplice per i pazienti è attenersi alle date che dà il loro medico, perché il medico conosce la sua popolazione e quando sceglie una data vuol dire che ha ponderato quello che è il giorno giusto, in modo tale che ci sia una copertura abbastanza ampia. Di solito noi facciamo molto più avanti la vaccinazione, proprio perché una sola vaccinazione durasse fino a marzo, quando è il periodo in cui il paziente arriva leggermente, diciamo, debilitato dai problemi che può aver avuto durante l'inverno e quindi più facilmente magari cade e la difesa è in caduta, diciamo in discesa. Noi adesso lo anticipiamo e siamo d'accordo nell'anticiparlo proprio perché non ci sia confusione tra la sintomatologia Esatto. influenzale o parainfluenzale con la sintomatologia da COVID-SARS-2. Allora, io consiglio personalmente, e così mi attengo, di vaccinare quanto prima possibile, cioè appena riceviamo le cose. Nel mio caso abbiamo già deciso il 17, sabato 17 di ottobre. Eventualmente, pazienti particolari, consiglierò, se ci sarà il motivo, di fare un richiamo tra 3 mesi. Però questa è una cosa che non si decide oggi, si decide più avanti, in base a come va, a quanto ad esempio questa influenza sia pesante oppure sia, come ci auguriamo, una forma leggera e quindi a poter concentrare le nostre forze tutte contro la malattia da Covid. Ecco, quindi il vostro invito è quello di vaccinarsi contro l'influenza stagionale, le fasce a rischio o insomma ampliando la fascia di popolazione coperta proprio per evitare questa poi eventuale difficoltà di diagnosi. Ma guarda, è chiaro che tutti quanti sanno che una persona più anziana è, più problemi ha. Quindi la vaccinazione per gli anziani è,
direi obbligatoria, anche se è lasciata facoltativa, però come medico io insisto molto con i pazienti di una certa età che non vogliono vaccinarsi. Quindi tutti quelli che hanno 65 anni in su, va bene, sarebbe proprio il caso che si vaccinassero. Non avrei anche. Però c'è un'altra categoria molto importante, le persone che hanno meno di 65 anni, però hanno dei problemi di patologie che compromettono degli organi importanti, quindi persone che hanno grosse patologie cardiache piuttosto che respiratorie, il diabete o splenectomie, cioè problemi che il singolo paziente sa perché il medico diverse volte gli ha detto guarda che devi farti la vaccinazione, quindi insiste su questo, queste qui indipendentemente dall'età sono. Ripetiamo il termine obbligati, anche se non è vero, a fare il vaccino antinfluenzale, perché se così non fosse, le complicanze della vaccinazione possono metterlo a repentaglio anche della vita. Abbiamo sentito la settimana scorsa come i vostri colleghi pediatri di base siano alle prese con decine e decine di telefonate al giorno di genitori con figli che accusano sintomi che potrebbero essere compatibili con il coronavirus e come si cerchi di destreggiarsi tra le vari provvedimenti che ci sono. Stessa cosa immagino anche per voi. E come viene gestito in questo caso il paziente che presenta sintomi in qualche modo che potrebbero essere collegati alla SARS-2, ma che potrebbero però anche essere semplici riniti legati anche agli sbalzi di temperatura? Lì ci vuole, viene fuori l'abilità del medico, nel senso che il medico ha sempre presente che quel sintomo può essere sintomo di più patologie. Normalmente la mentalità della nostra preparazione ci porta a pensare sempre la patologia più grave, più complicata. E quindi si va per esclusione. Ma questa è la cosiddetta diagnosi differenziale che tutti quanti i medici fanno di fronte a qualsiasi problema o malattia che venga loro presentata. Dottore, devo E anche in interromperla un questo attimo. caso, Dottor sì. Gorini, mi perdoni, la interrompo un attimo, ripartiamo perché è molto importante questa informazione, ma devo andare un attimo perché c'è un'importantissima notizia di cronaca che ci deve dare la nostra collega Angelica Montagna che si trova fuori dalla caserma dei Carabinieri. A te la linea, Angelica, raccontaci tutto. Esatto, grazie della linea. Beh, insomma, un fatto veramente molto, molto grave. Abbiamo rischiato di avere qui a Bassano del Grappa un altro caso come Erika e Omar con quel delitto efferato dei familiari, perché è stato scoperto che due ragazzini minori, quindi una coppia di fidanzatini, stava per preparare l'uccisione prima della madre e poi dei genitori. E quella che da prima sembrava uno scambio di in chat di una burla giovanile, anche se pur grave, si è rivelata essere invece la verità. Ed è successo che un loro amico, un loro coetaneo, abbia intercettato via web queste conversazioni che sono durate a lungo per capire che non si trattava appunto di una cosa così abbastanza leggera, seppur nella sua gravità, ma che si trattava veramente di due minori che stavano per progettare prima l'uccisione della madre. Addirittura loro si dicono la uccidiamo nel sonno, no, dobbiamo forse dobbiamo cercare di ammazzarla con il cuscino, poi si parla addirittura di come reperire un lungo coltello. Insomma, questo ragazzo che probabilmente ha intuito, nonostante la sua giovane età, la grande gravità di quello che stava per accadere, ebbene lui, probabilmente preso un po' anche dal panico, non sapeva dove andare, si è recato in municipio, Bassano del Grappa, dicendo guardate che sta succedendo questa cosa. E quindi sono stati allertati dietro di me, vedete, la caserma dei carabinieri, gli uomini dell'arma del maggiore Filippo Alessandro, e qui c'è il comando compagnia dei carabinieri, sono intervenuti, hanno fatto le loro indagini e purtroppo quello che è emerso è che non era una bravata di due giovani, ma era veramente
quello che era l'appianare un omicidio, prima della madre e poi della restante famiglia. Quindi sono stati allertati subito naturalmente i genitori, che da prima, lo possiamo immaginare, da prima hanno cercato di minimizzare, di dire ma no, ma forse è una bravata, per quanto una bravata grave, perché una bravata non si parla mai di uccidere i genitori. Poi invece l'umore è cambiato quando si è capito che in realtà poteva succedere veramente come Novi Ligure. Ecco, in questo momento sono tutti super blindati, sono tutti, ci sono i servizi sociali, chi di dovere che sta seguendo anche questi ragazzi per cercare di capirne un po' di più da dove è partita questa idea, perché l'idea di proprio cercare nei minimi dettagli di studiare come far fuori una famiglia intera. Abbiamo sentito noi stamattina il maggiore Filippo Alessandro, appunto il comandante di compagnia, ci diceva: in questo delicato momento però le indagini sono ferme un attimo, almeno a tutt'oggi, un'ora fa, per disposizione, per capire quelle che sono disposizioni della procura dei minori. Quindi insomma Bassano è un po' in fermento, perché veramente abbiamo sfiorato un caso di una tragicità enorme. Grazie a questo coetaneo, questo ragazzino che ha intuito, chat dopo chat, giorni dopo giorni, ha intuito che questo non era uno scambio così fra ragazzini, era in realtà l'appianare e il progettare nei minimi dettagli un omicidio efferato. Ecco, io direi che vi posso restituire la linea da Bassano del Grappa se non ci sono altre domande. Grazie davvero ad Angelica Montagna per questo aggiornamento importantissimo. Grazie davvero e buon lavoro, Angelica. Davvero una notizia agghiacciante. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio, ma certo si capirà poi che cosa è successo e che cosa aveva portato questa davvero difficile trovare anche le parole, progettazione davvero agghiacciante. Dottor Gorini, mi perdoni se l'ho fatta attendere, chiedo scusa, la cronaca purtroppo ci ha portato a questo aggiornamento necessario. Prego, stavamo parlando della gestione in questo momento di casi sospetti Covid. Prego. Sì. Allora, io sono dell'idea che il paziente con il medico di famiglia ha un tale rapporto che segnala tutto, e in questo momento sanno perfettamente anche tutti quanti ormai quali sono i sintomi ai quali bisogna porre attenzione. Quando un paziente telefona nel mio studio per prendere l'appuntamento, la stessa segretaria fa un triage ricordando qual è la sintomatologia e chiedendo appunto se ha già fatto tampone, se non l'ha fatto, se l'ha fatto qual era l'esito, ma anche e soprattutto quali sono i sintomi in quel momento, e ricorda anche che non può accedere allo studio se ha uno di quei sintomi. Comunque restano quelle persone che comunque, se hanno un problema, dico per dire banalissima la tosse, banalissima tra virgolette, comunque comporta una visita. Allora noi cerchiamo di tenere alla fine dello studio le persone più problematiche, anche per poter fare una sanificazione più approfondita, di modo che lo studio sia sanificato correttamente, e quindi teniamo sempre alla fine della giornata i casi più problematici, o quelli che dall'anamnesi che facciamo al momento ci indicano che ci potrebbe essere una positività. Per quanto riguarda i ragazzi, la cosa è un pochettino, diciamo, più complicata, perché i giovani reagiscono in un certo modo che non è sempre così sintomatico come nell'adulto, ma sappiamo questo, e quindi poniamo maggiore attenzione e li seguiamo con attenzione. Questo è il nostro compito, l'abbiamo sempre fatto per tutte le malattie. Qui è un caso particolare, cioè una cosa nuova, e quindi dobbiamo porre ulteriore attenzione. Quindi non è automatico sintomo tampone, viene fatta prima si cerca, certo, di capire anche la storia magari del paziente prima poi di mandarlo, sì, a fare il tampone.
Sì, sicuramente, sicuramente. È chiaro che per il discorso che facevamo prima, nel dubbio chiedo il tampone, ma se mi accorgo che non c'è un sospetto di questo, non lo richiedo. Ecco, è importante, mi perdoni se lo ribadisco, ricordare di non andare direttamente negli ambulatori, ma di passare ad una triage, diciamo così, telefonico, onde proprio evitare che poi quegli ambulatori diventino il veicolo di contagio. Ecco, è importante, lo Certo, stesso appello viene certo. fatto per i pronto soccorsi, eccetera, insomma, evitiamo se possibile questo. Ma comunque posso assicurare che questo martellamento sul fatto di telefonare degli appuntamenti sta funzionando molto bene già da diversi mesi, in quanto sento la categoria e le persone che arrivano, diciamo, senza appuntamento sono veramente rare. Sono veramente rare, quindi direi che la popolazione ha capito che deve prenotare l'appuntamento. Noi abbiamo come federazione FIMG abbiamo attivato anche una segreteria telefonica da remoto per i nostri iscritti, per i medici di famiglia, proprio per aiutare soprattutto quelli che lavorano singoli e che non hanno del personale. Abbiamo attivato anche questo servizio. Dottore, è anche il quesito che Sì. abbiamo posto con il nostro sondaggio. La mascherina all'aperto, che sembra essere la strada che il governo intende percorrere a livello nazionale, può essere una buona soluzione o comunque insomma, una misura utile per bloccare o arginare la diffusione del virus, dalla vostra esperienza? Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Ovviamente bisogna vedere all'aperto dove siamo, perché se sono da solo, in un boschetto o in un prato o lungo il mare dove non c'è nessuno, posso tranquillamente stare senza mascherina. Però se mi avvicino ad un bar dove ci sono un po' di persone o davanti a un luogo pubblico dove passa della gente, direi che è buon senso mettersi la mascherina. In questo momento è dimostrato che la mascherina è un presidio fondamentale per questo. Noi abbiamo anche fatto un piccolo manifesto, che purtroppo però qui non ho, guardavo se avevo, in cui un lavoro internazionale che dice quanto è la percentuale di rischio che corre un paziente che incontra una persona con la mascherina o senza mascherina e se lui ha la mascherina o non ha la mascherina. Beh, sostanzialmente dice che una persona senza mascherina che incontra una persona con la mascherina ha il 90% di rischio di respirare l'aria di quella persona, dopodiché bisogna vedere. Mentre una persona che ha la mascherina, un FP2, che incontra una persona che ha un'altra mascherina chirurgica, o FP2, ma anche chirurgica, il rischio scende al 3-4%. Quindi direi che non c'è dubbio che la mascherina in questo momento è un'ottima medicina. Ultimissima battuta, lei è preoccupato, i suoi colleghi sono preoccupati per i prossimi mesi alla luce anche di questa impennata, insomma, importante di casi? Ma è ovvio che siamo preoccupati, siamo sempre preoccupati di qualcosa perché si sente una cosa in giro e subito si allerta. Il fatto che ci siamo allertati quando abbiamo visto un aumento di polmoniti più del solito a dicembre e che adesso qualcuno a ritroso sta pensando che fosse già arrivato il virus, certo che ci preoccupa. I medici per definizione sono persone che si preoccupano. Il nostro motto è perché, cioè vorremmo sempre sapere perché succede qualcosa e come succede qualcosa ci domandiamo anche come possiamo dare il meglio di noi a favore dei nostri assistiti. Quindi è una deformazione professionale essere sempre preoccupati. È vero, e dobbiamo anche noi essere insomma responsabili e insomma in qualche modo preoccuparci, comportandoci nel modo corretto per evitare insomma di ritornare ai mesi passati. Nessuno vuole tornare indietro assolutamente. Grazie davvero al dottor Brunello Gorini, segretario della FIM Treviso. Grazie davvero, dottore, buon lavoro naturalmente per i prossimi giorni. A Arrivederci. risentirci, grazie davvero. Arrivederci. Prima di andare in pubblicità, vi ricordo il nostro sondaggio. Vi chiediamo,
l'obbligo della mascherina all'aperto giusto o sbagliato? Se la vostra risposta è sì, numero 0422 1626 691, se lo ritenete invece sbagliato la risposta è 0422 1626 690. Telefonata è gratuita, è sufficiente fare uno squillo per registrare la telefonata. Invece vi diciamo che domani alle 11.30 il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro presenterà la nuova giunta che guiderà insieme a lui la città per i prossimi anni. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, vado subito a collegarmi con Adriano Bordignona, direttore del Centro della Famiglia di Treviso. Buongiorno direttore, ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, direttore, noi ce l'avamo visti sempre a distanza durante il lockdown per capire un po' come i genitori stavano gestendo tecnicamente, materialmente, ma anche psicologicamente quei mesi difficili con i figli. Fortunatamente quei mesi ce li siamo lasciati alle spalle, certo è che la ripresa non è stata facile perché magari qualcuno ha avuto dei problemi dal punto di vista lavorativo, perché insomma anche la gestione in questo momento dei figli può diventare complicata. Pensiamo ad esempio nei casi in cui i figli si trovino a dover stare in quarantena perché magari nella loro classe è stato trovato un caso positivo. Quali sono le preoccupazioni che state registrando in questa cosiddetta fase 3 all'interno dei nuclei familiari? Beh, questa è una fase assai particolare che viene a seguito di un lungo periodo di incertezza, ma che ci fa come famiglie vivere ancora un sentimento di insicurezza nel futuro e nel presente. Siamo estremamente contenti e soddisfatti che sia ripartita la scuola, quello è un aspetto essenziale, fondamentale per la crescita dei nostri figli, però le incertezze sono ancora molte, anche dal punto di vista organizzativo. Lei faceva cenno a tutta la tematica del potenziale contagio di un compagno di classe o di un nostro figlio. In questo senso siamo anche in attesa di sviluppi a livello governativo, regionale e locale in questo senso. Per dire una cosa su questa linea, tante famiglie ci hanno rappresentato questa incertezza sulla filiera dei problemi che si vengono ad affrontare. Stiamo organizzando per la settimana prossima un incontro online in cui interverrà un dirigente dell'ULS di Treviso, una dirigente didattica del nostro territorio e un pediatra, per cercare di dare una visione di insieme a questo procedimento, a queste complessità, agli atteggiamenti di responsabilità che devono tenere i genitori. Cosa significa, mi ha sorpreso il termine che ha usato, filiera dei problemi? Cioè? Il fatto è che oggi sappiamo che la scuola è fondamentale, è necessaria, è improrogabile. Io dico che se vogliamo guardare al futuro del nostro paese, dobbiamo immaginare a che futuro pensiamo per i nostri figli. E in questo futuro la scuola è un luogo centrale che arriva prima di qualsiasi altro aspetto della vita sociale, educativa, economica. È indubbio però che è stato fatto un enorme lavoro da parte dei nostri dirigenti, dei nostri insegnanti, a cui peraltro va tutta quanta la stima dei genitori. Oggi ricordo che è la giornata dell'insegnante e quindi è vero, il corpo degli insegnanti è grande, è vasto, ci sono delle eccellenze e dei limiti, però il lavoro è stato fatto in modo grande e impegnativo. Certo è che quando nasce un problema in questo contesto di emergenza e di complessità, i genitori hanno bisogno di risposte chiare per non preoccuparsi, per compartecipare in modo responsabile al bene comune e quindi che la scuola continui nel migliore dei modi. E in questo senso non sempre le informazioni sono chiare e sono allineate. Quindi è importante che un genitore sappia cosa succede bene all'interno della scuola, cosa succede un attimo dopo in cui viene individuato un caso di Covid o di sospetto Covid all'interno del gruppo classe, e poi appunto sia chiaro il passaggio con i pediatri e col servizio sanitario locale. Dare questa opportunità ulteriore di raccontare questa filiera a fronte di un problema emergente penso sia una grande risorsa per i genitori, ma anche degli altri soggetti coinvolti, quindi la scuola e il mondo della sanità. Lento.
interrompo un attimo perché lei ha proprio accennato alla gestione nel caso vi sia un caso positivo, scusate il gioco di parole, all'interno di un istituto scolastico. Ebbene, come riporta Treviso Today, ma ne parleremo anche noi ampiamente nei nostri telegiornali perché è proprio, si è conclusa da poco la conferenza stampa del direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi, studente del Ciarletti positivo al Covid, tamponi rapidi in classe per i compagni. Lunedì 5 ottobre la classe seconda B dell'istituto di Conegliano è stata la prima, scrive così Treviso Today, in provincia di Treviso ad essere sottoposta ai test rapidi presentati venerdì scorso da Zaia. Dunque l'ULS 2 lo aveva detto e lo ha dimostrato, è già pronta e lo ha fatto ad intervenire in classe con i test rapidi negli studenti in caso, come in questo caso, di un positivo, evitando quindi ai genitori la trafila, direttore, e che anche questo porta via poi magari bisogna chiedere un permesso al lavoro, porta via del tempo, per carità, lo si fa, ci mancherebbe, però così si velocizza e può essere anche un sollievo per i genitori che sanno tempo zero se il figlio è positivo o meno, e quindi anche una tranquillità a 360 gradi, fondamentale questo per gestire la situazione a scuola. Indubbiamente dal punto di vista organizzativo questo è un passo avanti. Io chiaramente non ho le competenze per esprimermi sul livello di scientificità e di appropriatezza di questo tipo di interventi, ma la mia fiducia nelle istituzioni locali è massima. È indubbio che qui abbiamo in gioco due beni supremi, che sono quello della salute e quello dell'educazione e istruzione dei nostri figli. Questi due beni non possiamo accettare di sceglierne uno al posto dell'altro, vanno contemperati e le scelte vanno fatte in senso responsabile e coinvolgendo tutta la comunità. Quindi la strada da percorrere, si cercheranno le vie. Penso che non abbiamo un protocollo tutto già pronto, scritto e asseverato, bisogna passo passo cercare la via giusta. Quanto le preoccupazioni legate vuoi alla situazione economica, vuoi legate anche alla situazione sanitaria, perché insomma abbiamo visto come il Covid certo colpisca soprattutto certi pazienti, ma poi alle volte non guardi in faccia nessuno e anche la persona più sana di questo mondo può davvero riportare delle conseguenze gravi. Quanto tutta questa situazione pesa dal punto di vista psicologico nella gestione familiare, ma anche nel rapporto con i figli, con i quali il genitore cerca sempre di essere sorridente, ottimista, di non far mai pesare sul figlio la propria preoccupazione? Questa è un'osservazione molto importante per noi. Qui presso la nostra struttura siamo un luogo, uno spazio particolare che mette assieme un consultorio socio-familiare, socio-sanitario, l'unico in Regione Veneto, ma anche una fondazione che si occupa di famiglia a tutto tondo. Quindi ci occupiamo di ricerca, di formazione, di supporto, di anche cura delle crisi, ma anche di rappresentanza politica. Quello che noi reputiamo importante è che in questo momento le famiglie colgano questa occasione di crisi per trasformare questo che è un problema in una grande occasione di corresponsabilità e di partecipazione. E saper mettere assieme, per esempio sul caso specifico delle difficoltà e dei nuovi bisogni psicorelazionali delle famiglie, una possibilità di dare risposte appropriate e tempestive è importante. In questo senso penso che oltre ad agire sui termini emergenziali di urgenza, magari dopo parleremo anche della nuova iniziativa con il Comune di Treviso riguardante lo psicologo nei quartieri, abbiamo messo in piedi per questo ottobre il mese del bambino, una serie di 5 iniziative, serate formative online, gratuite, ma anche a quali si può partecipare in presenza, in cui vengono affrontate delle tematiche educative per offrire strumenti ai genitori per far fronte a questo nuovo panorama. Sicuramente i problemi ci sono, i bambini sono la nostra risorsa, il nostro presente e il nostro futuro, ma dare capacità e competenze ai genitori all'interno del contesto educativo che coinvolge anche scuola, il mondo sportivo, le parrocchie, è la chiave di volta per fare di questa crisi una grande risorsa. Voi avete presentato, voi insieme ad altre associazioni, insieme al Comune di Treviso, qualche giorno fa lo psicologo di quartiere, proprio per far capire quanto l'aspetto psicologico sia importante e pesi in questa fase. È una figura che in qualche modo girerà proprio nei quartieri della città di Treviso, incontrerà i cittadini per i vari aspetti che riguardano questa fase, dal punto di vista lavorativo, economico quindi, ma anche le preoccupazioni in generale che
ci stanno accompagnando in questa fase intermedia in cui non ci sentiamo del tutto fuori dall'emergenza, ma nella quale si cerca però di rialzarsi e di ripartire. Quale sarà il ruolo? E innanzitutto ha già iniziato la sua attività questo psicologo? Sì, questo è un progetto assolutamente innovativo che noi stiamo attivando, ma che sarà anche oggetto di studio da parte nostra e da parte dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. È innanzitutto una grande esperienza di alleanza. Una cosa abbiamo imparato da questa crisi, che dai problemi non si ne esce da soli, né come persone, come individui, né come piccole organizzazioni. Servono nuove alleanze. Allora, in questo senso, questa alleanza costituita sotto l'accompagnamento e la guida del Comune di Treviso coinvolge noi, coinvolge l'Ordine degli Psicologi, coinvolge Inoltre, che è un'organizzazione della Regione Veneto, e poi anche il consultorio UCIPEM. E la questione è questa. L'epoca è stata complessa, tanti di noi hanno sofferto, faticato, e molto spesso nella nostra indole sta il fatto anche di mettere da parte queste ferite, queste fatiche, perché altri hanno sofferto di più, hanno faticato di più, ma queste difficoltà ci sono state. L'idea è di evitare che diventino croniche, diventino ferite che poi lasciano delle cicatrici profonde, e quindi farsi prossimi alla cittadinanza, andargli incontro fisicamente, cioè spostandoci in posti più raggiungibili nei quartieri, ma anche dare una rappresentanza che il bisogno e la fragilità non sono oggetto di stigma. Ognuno di noi può avere in una fase di vita una necessità, una possibilità di incontrare un professionista qualificato per avere una consulenza da uno a tre incontri. Ecco perché abbiamo selezionato 5 specialisti qualificati che sono supervisionati e verificati dalla nostra struttura, che nei diversi territori della città, Treviso Centro, Sud, Nord, Est e Ovest, possono incontrare le persone. Si va dai genitori alle persone normali, lavoratori che hanno preoccupazioni per il loro livello economico, per il loro futuro, alle tematiche e questioni riguardo l'educazione, ma anche i gruppi anziani. Insomma, tutte le persone che rappresentano un bisogno possono accedere con molta facilità e in gratuità a questo primo servizio, perché sappiamo che la prevenzione e raccogliere i bisogni all'inizio ci aiuta a dare risposte più appropriate, ma anche economicamente più sostenibili per il nostro sistema socio-sanitario. A volte l'orgoglio che caratterizza soprattutto il Veneto lo blocca nel portare a raffrontarsi, a diciamo così dire quelle che sono le sue paure, le sue preoccupazioni, le sue difficoltà anche. Fa fatica a chiedere aiuto, invece in questa fase è importante mettere sul piatto quelle che sono le nostre difficoltà, per farci aiutare e anche per capire che non sono solo le nostre, ma sono quelle che riguarda una grande fascia di popolazione, perché tutti stiamo vivendo questa fase. Certo, saper riconoscere che sia una difficoltà e saper riconoscere che questa difficoltà non necessariamente è drammatica e può essere condivisa è un passaggio importante. Ci sono numerosi spazi nel nostro territorio, siamo fortunati, la nostra provincia di Treviso è un territorio in cui c'è anche una partecipazione di strutture qualificate che compartecipano e sono corresponsabili assieme ai comuni e all'USL del benessere della popolazione. È un capitale enorme, un capitale sociale che va riconosciuto. In questo senso, allora, dobbiamo fare lo sforzo di uscire da questo timore. Tutti abbiamo bisogno. Può capitare, anzi, il segno del bisogno è uno degli elementi che contraddistingue le comunità, è la via per poter migliorare tutti quanti. Aiutare ciascuno di noi, aiutare me, aiutare lei, qualsiasi altro utente, è un bene verso questa persona, ma è un bene verso la comunità, perché è una comunità più sana, più forte, più speranzosa e con maggiore capacità di quella che è la resilienza, la capacità di reagire di fronte alle difficoltà. Come saranno i prossimi mesi dal vostro punto di vista? Non parlo dal punto di vista economico, che sappiamo saranno mesi di incertezza, ma proprio nella vita di tutti i giorni. Adesso si parla di nuove restrizioni, di nuove misure che potrebbero essere adottate. Temete che questo possa provocare una recrudescenza della crisi vissuta nei mesi scorsi, anche un peso, e lo ritorno a dire dal punto di vista psicologico, per le famiglie? È indubbio che dalla
dalla esperienza passata, da febbraio in poi, abbiamo imparato tante cose. Dobbiamo cercare di non avere la memoria corta e di far tesoro di quello che abbiamo imparato. Dal punto di vista sanitario, indubbiamente abbiamo tante risorse in più. Dal punto di vista economico, ci aspettiamo, come diceva lei, delle complessità molto rilevanti. Le famiglie di fronte a questo cosa possono fare? Possono lavorare di sistema, possono riconoscere che hanno un ruolo sociale per loro stesse e per la comunità. Abbiamo degli strumenti importanti, abbiamo una legge regionale che è stata approvata in chiusura di legislatura e che adesso aspetta di essere esplosa in tutte le sue potenzialità. Abbiamo amministratori locali che hanno dimostrato grande attenzione a livello di politiche familiari, quindi riconoscere alle famiglie il loro ruolo. Ecco, adesso spetta alle famiglie assumersi questa responsabilità. Dentro la scuola, per esempio, essere dei protagonisti per il bene della comunità, essere dei soggetti capaci di proporre vie nuove. All'interno del mondo del lavoro sarà necessaria anche una solidarietà tra le famiglie e tra i lavoratori. Questa è un'esperienza che viviamo. A livello di consumi possiamo cercare di fare delle scelte condivise per risparmiare, per ottimizzare le nostre scelte. Insomma, le famiglie hanno una grande opportunità, che è quella legata alla speranza che il loro protagonismo all'interno della comunità possa essere una risorsa generativa. Una responsabilità grande, ma che va accolta e che va portata avanti assolutamente. L'ultimissima domanda: il vostro centro della famiglia è stato preso come esempio da Roma, una bella soddisfazione per il vostro lavoro? Sì, io direi che è un plauso che va fatto a tutte le famiglie che con noi hanno collaborato, ma anche appunto agli amministratori locali e all'azienda sociosanitaria. È capitato in questo ultimo periodo di avere dei grandi riscontri positivi. Il ministro per la famiglia è passato in provincia di Treviso e è venuto a conoscere la nostra struttura, è l'unico passaggio che ha fatto. Ma lo stesso Nunzio Apostolico, quindi l'ambasciatore del Papa in Italia, ha chiesto che potessimo essere convocati a Roma per un incontro e scoprire cosa facciamo e per fare alcune proposte a sostegno delle famiglie. Ma ieri stesso siamo stati invitati alla prima assemblea della rete Beni Comuni per proporre il nostro modello, che è un modello di welfare societario e generativo, in cui le famiglie non sono l'ultima ruota del welfare, ma sono una dimensione strutturale per il bene della comunità. Siamo contenti. Il primo applauso va dato a questa comunità nella quale collaboriamo. Quando andrete a Roma? A Roma siamo d'annunzio, siamo già stati e adesso dobbiamo rientrare quando faremo delle valutazioni sul progetto che ci è stato proposto. Quindi riterremo aggiornati perché potrebbe essere una cosa innovativa per l'Italia e molto importante per la nostra comunità. Incontrerete Papa Francesco anche? Speriamo, ci organizzeremo. È uno dei grandi auspici. Noi abbiamo anche ieri visto con grande attenzione l'uscita di questa nuova enciclica sulla fraternità e sulla amicizia sociale. Penso che al di là del fatto che sia un documento preparato dal Papa, sia una via maestra da percorrere per la ricomposizione della nostra comunità italiana in un'ottica sempre più generativa e per il bene delle persone. Buon lavoro allora, in bocca al lupo per questi progetti. Grazie davvero ad Adriano Bordignona, direttore del Centro della Famiglia di Treviso. Grazie davvero, buon lavoro, a presto. Grazie e a presto. Prima di fermarci per un'altra pausa pubblicitaria, vi ricordo il nostro sondaggio. Vi chiediamo, lo sapete che in discussione al governo c'è la possibilità di estendere, di reintrodurre, per meglio dire, l'obbligo dell'utilizzo della mascherina all'esterno a livello nazionale. Potrebbe essere un provvedimento inserito nel nuovo DPCM che sarà inserito in Gazzetta Ufficiale mercoledì. Allora vi chiediamo proprio questo: utilizzo della mascherina all'aperto, giusto o sbagliato? Se la vostra risposta è sì, numero da comporre lo 0422 16 26 691. Se invece la risposta è no, il numero da fare è lo 0422 16 26 690. Vi ricordo, la telefonata è gratuita, è sufficiente fare uno squillo perché la vostra risposta venga automaticamente registrata all'esito del sondaggio questa sera all'interno di Ring in diretta su Antenna 3 a partire dalle 21:15. Poi vi ricordo la notizia che ci ha dato la collega Angelica Montagna
da Bassano al termine della conferenza stampa dei carabinieri di Bassano, che hanno portato alla luce una vicenda che io ho definito agghiacciante. Due ragazzini stavano progettando di uccidere i genitori di lei, prima la mamma, poi il papà, uno scambio di telefonate, di messaggi a portato il ragazzino, l'amico di questa giovane, a rivolgersi prima al comune parlando, dicendo quello che stavano progettando. Il ragazzino si è quindi allarmato di fronte a quello che inizialmente poteva sembrare così una goliardata, un gioco, invece era davvero qualcosa che poteva diventare una realtà atroce. A quel punto il comune di Bassano ha subito contattato i carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda e hanno scoperto che non si trattava di un semplice gioco, ma di qualcosa di ben più grave. Sul sito del giornale di Vicenza si aggiunge un altro particolare: i carabinieri stanno indagando sulla possibilità che a guidare questi ragazzini potessero stati plagiati da un gruppo conosciuto sul web. Se così fosse, si allargherebbe, diventerebbe ancora più grave, drammatica l'intera vicenda, e porterebbe ancora ad interrogarsi sull'utilizzo del web. Sapete, ricordate di quel bambino di 11 anni che si è gettato dalla finestra in un gioco virtuale che lo portava appunto a sconfiggere questo personaggio, questi mostri che lo avrebbero spinto proprio a gettarsi dalla finestra. Se così fosse, bisognerebbe davvero interrogarsi sull'utilizzo di questi mezzi tra i più giovani, ma aprirebbe tantissimi altri interrogativi. Adesso noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo per tante altre notizie. Restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, vado subito a collegarmi con il professor Filippo Longi, direttore della radioterapia oncologica avanzata dell'ospedale di Negrara. Buongiorno professore, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, partiamo innanzitutto dalla notizia importante per i malati oncologici e che riguarda un macchinario, spero di non sbagliare il nome, MR-Linac Unity, lo chiamiamo così, che è un sistema per la radioterapia oncologica di precisione. Innanzitutto non è un macchinario così diffuso, anzi, diamo qualche dato per far capire l'eccellenza del vostro istituto, professore. Sì, si tratta della prima macchina in Italia di questo tipo, cioè una radioterapia che integra nella sala di trattamento una risonanza magnetica. Lei pensi che ce ne sono 20 al mondo e questa non è solo la prima in Italia, ma è la prima del sud Europa. Quindi abbiamo l'opportunità di poter trattare pazienti italiani, principalmente ovviamente pazienti della nostra regione del Veneto, ma in questo periodo abbiamo anche ad esempio trattato pazienti da altri paesi, dalla Svizzera o dalla Francia, quindi è un'opportunità veramente unica quella di essere i primi e di poter usufruire di questa innovativa tecnologia. 7 in Europa, 20 nel mondo, questi i numeri. Di che macchinario stiamo parlando, professore? E bisogna dire che la radioterapia ha fatto dei passi straordinari negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 10. Le immagini ci guidano per fare una radioterapia sempre più precisa, sempre più mirata. Il vantaggio sostanziale di questa apparecchiatura è che abbiamo una risonanza magnetica, la stessa che utilizzano i radiologi per fare delle immagini, che quindi non utilizza radiazioni ma utilizza dei campi elettromagnetici assolutamente innocui per il paziente, che però nel nostro caso ci aiutano a colpire, a definire la sede di trattamento, nel nostro specifico il tumore da irradiare, da colpire, risparmiando al meglio i tessuti sani circostanti. E lo possiamo fare seduta per seduta, una cosa che in radioterapia prima non era possibile. Noi prima facevamo una pianificazione della radioterapia il giorno zero e poi ripetevamo quel piano pedissequamente seduta per seduta. Adesso invece ogni seduta è un trattamento a sé, cioè durante ogni singola frazione possiamo fare quelle modifiche necessarie a risparmiare gli organi
rischio vedendoli in diretta e contemporaneamente trattare con dosi radicali, delle dosi efficaci, il nostro tumore. Abbiamo già, pensi, fatto più di 1000 sedute in circa un anno di attività, perché la macchina è stata installata a Negrar nel nostro IRCCS circa un anno fa, il 25 di ottobre, e deve considerare che abbiamo trattato già più di 160 pazienti, molti di questi con tumore della prostata, ma anche altri tipi di patologie come tumori al pancreas o ad esempio i ritrattamenti, cioè dei pazienti che erano già stati irradiati una volta e che possono essere ritrattati di nuovo con la radioterapia grazie alle metodiche di precisione che mettiamo in atto con questo strumento. Come cambia la vita del paziente? Sicuramente abbiamo anche valutato la qualità di vita di questi pazienti. Si tratta di un trattamento non invasivo, non è assolutamente impegnativo da parte del paziente, che spesso, faccio l'esempio del tumore della prostata che è il più comune, viene da noi a fare 5 sedute di circa 40 minuti, al massimo un'oretta, delle sedute assolutamente indolori, durante le quali noi individuiamo la sede, la colpiamo con precisione e poi seguiamo il paziente come facciamo per gli altri trattamenti oncologici nel follow up. E abbiamo registrato un'ottima tollerabilità, quindi in quest'anno di trattamento con più di 100 pazienti abbiamo potuto verificare che non ci sono degli effetti collaterali importanti, che il trattamento è stato ottimamente tollerato. Le dico anche di più, i risultati preliminari di questi pazienti sono tutti positivi e in linea con quello che riusciamo a fare quando la radioterapia viene fatta davvero bene e quando è possibile essere precisi nel colpire il nostro tumore e nel minimizzare o escludere il coinvolgimento dei tessuti sani circostanti. Questo permette anche di ridurre le sedute di radioterapia o quelle che venivano fatte con i vecchi macchinari rimangono? Allora, in generale noi abbiamo un accordo con la Regione Veneto per un trattamento e un uso intelligente di questa risorsa. Abbiamo detto prima che ce ne sono 20 al mondo e questa è l'unica in Italia, quindi lei capisce che abbiamo delle richieste non indifferenti. Abbiamo dovuto fare una sorta di valutazione di priorità. Abbiamo deciso di partire con alcuni protocolli, in particolare con quello della prostata, vi dicevo, nel tumore localizzato all'interno della ghiandola. Siamo in grado, in gran parte dei pazienti, di poter offrire un trattamento in 5 sedute. Questo grazie a degli schemi che sono stati, diciamo, condivisi con altri centri che hanno questa tecnologia o tecnologie simili molto avanzate, ma abbiamo trattato ad esempio anche pazienti oligometastatici, quindi dei pazienti con poche localizzazioni di malattia, quasi tutte concentrate nell'ambito addominale e pelvico. In questi pazienti con un carico molto limitato di malattia siamo in grado, insieme ai farmaci o anche da soli, di contenere l'avanzamento di malattia. Quindi capisce che è una macchina molto versatile, perché ci consente di trattare tumori come quello della prostata localizzato e guarirlo in una buona percentuale di casi, o tumori già avanzati in fase metastatica, però con la finalità di cronicizzare la malattia e tenerla sotto controllo in sinergia con i trattamenti farmacologici più avanzati. I pazienti che avete finora testato con questo macchinario, che tipo di forme tumorali avevano? Solo la prostata o avete anche sperimentato altre tipologie di tumore? E abbiamo trattato pazienti con tumore ad esempio pancreatico inoperabile, tumori con localizzazioni epatiche, stiamo avviando dei protocolli più approfonditi per pazienti con localizzazioni addominale e devo dire che abbiamo anche trattato diverse localizzazioni metastatiche nell'ambito dell'addome, ma anche alcune nel torace e anche alcuni tumori primitivi cerebrali, soprattutto nei pazienti, come vi dicevo, che sono stati già sottoposti ad una prima radioterapia. In passato proporre la radioterapia sarebbe stato complicato. Con queste nuove metodiche di precisione possiamo, in casi selezionati, anche ritrattare, quindi irradiare due volte la stessa zona, e questo apre delle frontiere e delle possibilità terapeutiche che sicuramente prima erano molto più limitate. Diciamo che si preserva il resto del corpo del paziente, nel senso che lo si tutela così rispetto ai vecchi sistemi di radioterapia, che sappiamo avere grosse conseguenze debilitanti sul fisico del paziente oncologico.
Sì, l'obiettivo principale è colpire esclusivamente la malattia e per farlo dobbiamo vedere bene dove questa malattia si trova, avere dei sistemi di sicurezza che ci consentono di minimizzare il più possibile il coinvolgimento degli organi circostanti. Parlavamo prima del tumore al pancreas. Spesso quando il tumore al pancreas è inoperabile è difficile irradiare perché abbiamo un insieme di tessuti sani a contatto o infiltrati dalla malattia. In questo caso noi possiamo identificare con la risonanza magnetica i rapporti tra il tumore del pancreas, le anse dell'intestino, il fegato, i reni, riusciamo a discriminare queste strutture, a portarle fuori dalle alte dosi di radioterapia e questo riusciamo a farlo seduta per seduta. E quindi sicuramente, come dicevo, possiamo affrontare, diciamo, in modo più ottimistico determinate patologie che rappresentano spesso un problema in termini di tecnica, in termini di possibilità di trattamento. Professore, è utilizzabile in tutte le forme di tumore? Allora, al momento diciamo che come tutte le radioterapie è possibile utilizzarla su tutti i distretti corporei. Devo dire che la risonanza magnetica ha un vantaggio sostanziale che soprattutto nei tessuti molli e quindi ad esempio nell'addome, nella pelvi, ma anche ad esempio nel tessuto cerebrale, laddove abbiamo dei tessuti molli particolarmente densi, dove già la risonanza a scopo diagnostico è cruciale, ecco, trasportando quell'expertise della diagnostica in ambito oncologico, terapeutico, il radioncologo è in grado di definire benissimo il bersaglio tumorale e di escludere al meglio, come vi dicevo, le strutture critiche circostanti. Questo fa capire come sia possibile far convivere la tutela del paziente, quindi salvaguardarlo al massimo, ma allo stesso tempo combattendo in modo ancora più preciso il tumore. Sì, lei pensi che uno degli obiettivi della medicina moderna e principalmente dell'oncologia è quella di cercare di eradicare o di contenere il tumore mantenendo una qualità di vita che si possa considerare ottimale. Questo non è sempre facile. La radioterapia ha un vantaggio sostanziale, quello di essere un trattamento conservativo. Noi non usiamo bisturi, non abbiamo anestesia, non provochiamo dolore nel paziente. Quindi ci inseriamo in un percorso terapeutico dove spesso sono necessari farmaci o altri tipi di terapie in modo assolutamente non invasivo, come dicevo, e anche breve, perché la radioterapia moderna, al contrario della radioterapia, diciamo, convenzionale, spesso non utilizzata perché molto lunga. Si parlava, ad esempio, vi ho fatto l'esempio della prostata, di trattamenti che duravano diverse settimane, si parlava di 40-45 sedute. Adesso riusciamo a fare in una settimana, in poche sedute, quello che è necessario fare, senza interrompere magari determinati trattamenti sistemici, farmacologici o senza alterare quella che è la qualità di vita e i ritmi lavorativi, magari del paziente che deve tornare alla sua vita di affetti e di relazioni, come è giusto che sia. Professore, immaginiamo che la vostra attività non si sia fermata durante i mesi dell'emergenza coronavirus. Una sfida della regione era proprio quella di continuare a garantire ai pazienti oncologici le cure, nonostante la fase, il momento delicato, difficile per i nostri ospedali. Come sono stati quei mesi? Allora, sono stati mesi molto impegnativi, speriamo che la situazione si risolva presto, anche perché i numeri purtroppo in questi ultimi giorni non sono a nostro favore. Quello che è importante sottolineare è che i pazienti oncologici sono dei pazienti critici, sono dei pazienti che possono essere anche più a rischio di altri, ma sono dei pazienti che devono essere curati. Quindi è importante assolutamente assicurare a questi pazienti le cure che è giusto fare, perché purtroppo il tumore non attende e va trattato il prima possibile nel modo più appropriato possibile. Così come gli esami di controllo, io ho avuto tantissimi pazienti che noi seguiamo nei follow-up di anni che si sono trovati davanti al bivio di voler venire e magari non poter venire per le limitazioni dei trasporti, eccetera. Abbiamo attivato tutta una serie di, diciamo, mezzi alternativi, la telemedicina, noi ci stiamo collegando qui adesso in remoto grazie a dei sistemi che ci consentono di essere presenti anche se non di persona. Questo, diciamo, può consentire di continuare a seguire al meglio questi pazienti, sperando poi di tornare a diciamo, stringerci la mano e a mettere soprattutto diciamo, a contatto la nostra professionalità direttamente. Come saranno invece i prossimi mesi e come si sta affrontando? Si è ritornati alla normalità? Si è ritornati a pieno regime? Come sta andando avanti la vostra attività in questa fase di convivenza?
Diciamo che noi nel periodo più critico non abbiamo mai interrotto il nostro flusso. Lei pensi che abbiamo quattro apparecchiature e su queste quattro apparecchiature trattiamo tra i 1200 e i 1600 pazienti l'anno. Nel periodo, diciamo, clou del lockdown, ovviamente abbiamo avuto delle limitazioni, ma non ci siamo fermati. E devo dire che nei mesi successivi abbiamo avuto purtroppo anche un carico, un extracarico di lavoro, perché molti pazienti che avevano rimandato poi sono tornati, diciamo, tutti assieme per essere trattati, per essere rivalutati, per essere curati e ovviamente non ci siamo, sottratti. E al momento nel nostro dipartimento abbiamo attivato tutto quello che, diciamo, è utile per minimizzare le possibilità di rischio, quindi abbiamo ridotto gli assembramenti nelle sale, d'attesa, abbiamo, creato dei flussi specifici, cosiddetti no COVID, per tutelare questi pazienti da contatti con estranei o con altri pazienti che possano, magari ovviamente in modo inconsapevole, essere portatori del virus stesso. E abbiamo attivato quello che ovviamente il buon senso già ci ha insegnato, quindi il distanziamento, l'uso di gel idroalcolici, la mascherina, ma le attenzioni non devono mai calare. Ecco, questa è la cosa principale, degli atteggiamenti responsabili da parte degli operatori, da parte dei pazienti e dei parenti che spesso accompagnano i nostri pazienti e che sono, diciamo, importanti. Professore, è successo che qualche paziente sia tornato da voi in queste fasi successive con condizioni che si sono aggravate proprio per il timore di presentarsi durante la fase emergenziale dell'epidemia? Sì, purtroppo sì, abbiamo avuto diversi pazienti che, diciamo, hanno rinviato o per cause loro, per difficoltà di, soprattutto diversi pazienti purtroppo fuori regione che hanno rinviato degli esami, come esempio delle PET di controllo o la valutazione di alcuni esami strumentali o di laboratorio, e ci siamo trovati in condizioni che magari in passato non avremmo mai immaginato, ecco, una malattia purtroppo un po' più avanzata o dei valori che sono un indice indiretto di una ripresa di malattia. È chiaro che, diciamo, in tutto questo abbiamo cercato con le mail, con i vari contatti, come dicevo, con la telemedicina, di essere più presenti in modo capillare e costante, ma non è stato, diciamo, purtroppo sufficiente in tutti i casi e spesso ci siamo trovati limitati ad avere dei contatti diretti o la possibilità semplicemente di visitare il paziente per capire che ci potessero essere delle condizioni a rischio di un'eventuale recidiva, che poi si è presentata fortunatamente in casi limitati che stiamo cercando di recuperare. Insomma, l'appello finale, credo, professore, sia quello di dire a chi ci guarda che quando è necessario ci si può recare negli ospedali per seguire le proprie terapie, per i propri controlli necessari, perché insomma l'ambiente ospedaliero garantisce la sicurezza dei pazienti. Questo credo sia un messaggio importante da far arrivare. Assolutamente, come le dicevo, abbiamo dei percorsi che privilegiano il paziente, abbiamo un'unica via di entrata, un'unica via di uscita per evitare delle commistioni e dei flussi, diciamo, non controllati di pazienti, di parenti, di accompagnatori e limitiamo gli assembramenti in sala d'attesa, tutti quegli atteggiamenti che sono utili a limitare ovviamente le possibilità di infezione, sebbene abbiamo visto che sia impossibile azzerarlo, però è possibile rendere l'ospedale e il nostro dipartimento un ambiente più sicuro e questo è già stato fatto. Grazie davvero, professore. Grazie al professor Filippo Alongi, direttore della Grazie radioterapia oncologica avanzata dell'IRCCS di Negrar. Grazie davvero, professore, e buon lavoro. Davvero, grazie. a voi. Buona giornata, arrivederci. Grazie. Questo dunque i passi avanti dal punto di vista medico nella lotta al tumore, importanti passi in avanti. Intanto arriva una notizia che sicuramente, probabilmente farà interrogare il mondo scientifico. Lo sapete quanto Vo sia stato primo comune veneto a dover fare i conti con il coronavirus. Qui si è registrata anche la prima vittima italiana. Vo che è diventata un esempio a livello nazionale e internazionale per la lotta al coronavirus, primo comune insieme a quelli dell'Odigiano ad essere diventata zona rossa, ma qui c'è stato l'importante studio sulla popolazione per capire come il virus si comporta, come anche si creino degli anticorpi e probabilmente questa notizia potrebbe aprire una nuova pagina nello studio della popolazione di Vo. Perché? Perché ad un mese dalla ripresa delle lezioni, le scuole di Vo, vincono
vincono la battaglia contro il coronavirus. Su 650 alunni tra scuola dell'infanzia, elementari e medie, sono 50 gli studenti che hanno dovuto sottoporsi a tampone nell'ultimo mese. Tra questi non risulta alcun contagio da Covid, nessuna classe è stata isolata. Oltre a quella sanitaria, VO vuole superare a pieni voti anche la gara della solidarietà. Il dirigente Alfonso D'Ambrosio ha preso contatti con alcune scuole del sud, in particolare della campagna, per regalare banchi dismessi ma ancora utilizzabili. Ma la cosa importante è dunque che VO, che ormai da settimane, per non dire mesi, ha contatto zero dalle report della regione di Azienda Zero, vediamo come il numero resti sempre zero, ebbene anche a scuola non si sono registrati casi positivi. Dunque un'importante notizia che arriva dal comune veneto, simbolo di questa battaglia. Un'altra notizia: è stato riattivato in protezione civile il comitato operativo che ha affrontato i primi mesi dell'emergenza Covid. Una prima riunione si è svolta questa mattina alla protezione civile nazionale, naturalmente, per fare il punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e l'approvvigionamento di materiali. Durante il vertice non sarebbero emerse al momento particolari criticità. All'incontro hanno partecipato alcuni in videoconferenza: il capo della protezione civile Angelo Borrelli, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, tecnici e assessori in rappresentanza delle varie regioni. Lo ricordate, venerdì durante il punto stampa il governatore Zaia aveva appunto annunciato che da oggi, da lunedì, sarebbero riprese le videoconferenze con il capo della protezione civile Borrelli. A quanto si apprende, il prossimo incontro è fissato per venerdì prossimo. Dunque questo sta ad indicare come la situazione anche nel nostro paese si stia in qualche modo aggravando. I dati lo dicono. Fortunatamente la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive resta ancora sotto controllo, ed è questo probabilmente anche il dato che andrà analizzato e che dovrà essere poi il campanello d'allarme per eventuali provvedimenti rispetto ad altri paesi europei, anche a noi vicini. La situazione sicuramente è ancora sotto controllo, certo che molto sta nel nostro comportamento per evitare di fare passi indietro, e quindi è fondamentale quelle che sono le misure che noi abbiamo imparato a conoscere, quindi l'uso della mascherina, che probabilmente potrebbe tornare obbligatoria anche all'aperto. E allora prendo spunto da questo per ricordarvi il nostro sondaggio. Vi chiediamo: mascherina all'aperto, giusto o sbagliato indossarla? I numeri li vedete in sovrimpressione. Se sì, il numero da comporre è quello in verde, 0422 16 26 691. Se invece per voi la risposta è no, il numero da fare lo 0422 16 26 690. Chiamata gratuita, ed è sufficiente uno squillo per registrare la risposta. Il risultato del sondaggio questa sera nel corso di Ring in onda dalle 21:15. Ci sono alcune notizie di cronaca che vorrei darvi prima di andare in pubblicità. Partiamo dalla notizia che arriva da Trevignano, dove ieri sera intorno alle 22 un bilico si è incastrato sull'argine della pedemontana in costruzione. Rimanendo in, eccolo qui, l'auto articolato è rimasto proprio in bilico, rischiando di cadere sia da una parte verso la pedemontana sia dalla parte opposta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autogru per mettere in sicurezza il mezzo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma si è davvero sfiorata la tragedia. E poi questo appello in un comunicato del soccorso alpino: le squadre del soccorso alpino di Cortina e San Vito di Cadore, assieme al vigili del fuoco e ai carabinieri, stanno cercando un uomo, lo vedete nella foto, nella zona sopra Malga Pezziede Parù, dove ha parcheggiato la macchina ieri mattina per andare a funghi. Leopoldo Celegon, 72 anni, di Castelfranco, è partito da casa alle 5, l'ultima chiamata ai familiari è arrivata intorno alle 9:30. L'allarme è scattato alle 20 e i soccorritori hanno da subito avviato le perlustrazioni in zona
con il supporto di altre squadre dalle prime luci di questa mattina. Sono presenti diverse unità cinofile da ricerca di superficie. Dopo aver prelevato dalla casa di Castelfranco alcuni effetti personali, sta per avviare la ricerca anche un'unità cinofila molecolare. Sapete, quei cani utilizzati proprio per le ricerche di persone che fiutano standai effetti personali, fiutano lo scomparso. Il cellulare dell'uomo non è raggiungibile già da ieri. Leopoldo Celegon è alto 1,80 m, pesa una novantina di chili, ha i capelli castani e gli occhi scuri. Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare i carabinieri. Dunque, ricerche in corso, sono in corso in queste ore. Adesso la cronaca ci porta a Padova con un'aggressione verso un tassista che è stato picchiato e rapinato ed è caccia ai due clienti armati di taser. Aggredito da una coppia che ha cercato di stordirlo con un taser per rapinarlo, vittima di questa brutta storia un tassista padovano che venerdì notte è stato malmenato da due clienti. Il 58enne aveva caricato i due in Prato della Valle, la richiesta di accompagnarli in via Matera alla Paltana, ma qui, dopo aver fatto accostare il taxi in una zona buia, è iniziata la colluttazione. La donna ha puntato il taser alla gola del tassista, che però era riuscito a divincolarsi ed afferrare la ragazza per i capelli. A questo punto è intervenuto anche il complice, che ha cercato di bloccare il tassista, ma anche qui riesce a difendersi nonostante i continui colpi sferrati dalla giovane con il taser. Alla fine i due aggressori, descritti come due ragazzi poco più che ventenni, sono riusciti a scappare con il cellulare del tassista. L'uomo ha raggiunto la stazione dei taxi all'ospedale per farsi medicare le ferite al volto e allertare le forze dell'ordine, che ora stanno indagando sull'episodio. Adesso ci fermiamo, ancora una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo tra pochissimo, restate con noi. Di nuovo in diretta, mi ha raggiunto in studio Pier Giorgio Paladin, un volto noto di Antenna 3, ma in questo caso in veste di comunicatore. Buongiorno Pier Giorgio. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti. Ci diamo del tu, ci diamo del lei, ci diamo del tu, viene più semplice. Allora Pier Giorgio, innanzitutto comunicatore, giovani che vogliono diventare comunicatori in questa fase in cui la comunicazione può diventare importante anche per il rilancio della nostra economia? Ma ovviamente è fondamentale la comunicazione, l'è sempre stata, figuriamoci in un momento nel quale le persone hanno più difficoltà a incontrarsi, le persone, le aziende, gli enti e quant'altro. E quindi io direi che in questa fase si stanno aprendo delle importanti possibilità per i giovani. Ovviamente bisogna che loro riescano a coglierle e che comunque trovino anche delle situazioni che facilitano questo incontro con le opportunità che vengono offerte, ripeto, sia dalle aziende che dagli enti, che da tutti quelli che sono i soggetti attivi nell'economia, nel territorio, nella società. Durante la fase emergenziale com'è cambiata la comunicazione? Quanto lo smart working è stato importante, ma può essere anche una barriera nel guardarsi in faccia, nel comunicare un messaggio? Allora, la comunicazione è cambiata perché ha accelerato quella fase di ricerca della credibilità di colui che diceva qualcosa. Per cui, diciamo, il Covid ha accelerato questa assoluta corrispondenza tra quello che noi raccontiamo di essere e quello che realmente siamo, sia a titolo personale, proprio nel singolo soggetto, e ovviamente anche dal punto di vista dei brand, delle aziende e degli enti. C'è stata veramente una grande trasformazione. Ha accelerato assolutamente, da una parte, la diffusione ulteriore dei new media, però contemporaneamente ha rafforzato i ruoli dei player come Antenna 3, di quei player che sono consolidati e che hanno dimostrato nel tempo di essere autorevoli. Quindi se un soggetto era autorevole prima, lo è diventato ancora di più. E dall'altra parte c'è stata un'esplosione di quello che è l'utilizzo ovviamente di tutti quegli strumenti social o comunque applicati a strumenti digitali. Tutto ciò anche perché c'è stata una comunicazione interna che ha avuto bisogno di nuovi strumenti, no? Per cui tutta una serie di soggetti, addirittura dentro le aziende, dentro le organizzazioni o comunque tra organizzazioni, è stato necessario metterli in relazione con dei video. E qui
arriviamo al concetto dello smart working, un concetto che insomma se ne legge un po' di tutti i colori, tanti ne parlano come del lavoro a distanza e mi viene da sorridere quando sento sì, chi ha figli, per chi ha figli lo smart working è la soluzione. No, allora, cioè, se tu devi stare a casa a guardare i figli vuol dire che non stai workizzando, no? Non sei working, sei forse smart. E per cui insomma è necessario che chi offre lo smart working, ossia l'azienda o l'ente, dia anche un sistema di valutazione del lavoro, perché così insomma noi dobbiamo produrre. Dall'altra parte però viene a cadere tutta quella che è la cultura aziendale, per cui noi la cultura aziendale è la cultura fatta dalle persone, dall'incontatto fisico, dal confrontarsi, e per quanto efficaci siano questi strumenti che noi abbiamo a disposizione in questo momento, secondo me trasmettere una cultura aziendale tramite un video è un po' difficilotto, anche per esperienza personale insomma. È importante dunque tornare ad incontrarsi di persona, con tutte le precauzioni del caso naturalmente, però di comunicare anche attraverso proprio lo sguardo, l'espressione, seppur magari coperto con una mascherina, se non è garantito, non è possibile mantenere le distanze, però è importante insomma questo ritorno ad una sorta di normalità anche nel comunicare quella che è la politica di un'azienda. Secondo me assolutamente sì, noi rimaniamo delle umani, siamo delle persone e le persone sono fatte di cinque sensi, sono fatte di un sacco di elementi che magari ovviamente un computer o un telefonino non possono per fortuna trasmettere, e secondo me in questa fase c'è anche un'eccessiva rassegnazione a rinunciare a determinati sensi ed è una grande sconfitta dell'uomo, secondo me, se andiamo in questa direzione. Comunque vediamo anche già con la mascherina, cioè l'assenza di vedere un sorriso o un movimento della bocca, come ci mette a disagio nelle relazioni uno con l'altro. È vero, se c'è un video si vede se uno sta sorridendo o meno, però cominciano a mancare tutta una serie di altri elementi che non appartengono alla natura umana dal mio punto di vista. Allora, quali sono gli strumenti che possono avere a disposizione i ragazzi, chi ha voglia di investire in questa forma di comunicazione? Allora, io parlo per me, ho creato un anno fa un'iniziativa che è completamente sociale, che all'interno della struttura, della mia struttura, abbiamo creato uno spazio di co-working, quindi il co-working sostanzialmente è un luogo nel quale dei soggetti singoli vanno a lavorare invece che a lavorare da casa, e quindi sono in un contesto che dal nostro punto di vista è un contesto della comunicazione, e abbiamo creato Amalgamenti. Amalgamenti è uno spazio di co-working gratuito, a tutti gli effetti, che noi del pastificio regaliamo sostanzialmente a ragazzi under 35 che lavorino in comunicazione. Amalgamenti, per chi non lo conosce, quindi mettendo in evidenza le menti, perché immagino, scusami se ti ho interrotto, che ci sia proprio la possibilità di confrontarsi, di mettere sul tavolo le proprie idee e quindi condividerle. Esattamente, questo è lo scopo, soprattutto nella fase, in qualsiasi attività creativa è essenziale confrontarsi, avere idee diverse, metterle sul tavolo e poi cercare di concretizzarle nel migliore dei modi. Quello che noi cerchiamo di offrire è questo, anzi che offriamo concretamente questo unitariamente anche poi all'esperienza della struttura che ha insomma 20 anni di storia nel mondo della comunicazione, e quindi possiamo anche far da tutor. Noi abbiamo un bando aperto, ripeto, è tutto gratuito, è una selezione che noi facciamo, ragazzi under 35, uomini o donne ovviamente che siano, non serve che siano residenti a Treviso, comunque a Treviso diciamolo. E quindi oltre allo spazio con tutti i servizi annessi, wifi, utilizzo della sala riunioni eccetera eccetera, c'è anche eventualmente l'apporto da parte di persone più anziane o meno giovani, facciamo così, con più esperienza che se si ritiene opportuno noi possiamo dare dei consigli, confrontarci e insomma e far quella cosa di condivisione che è permessa solo stando fisicamente in un stesso luogo. Che vogliono comunicare in qualsiasi settore, immagino. Assolutamente sì, anche con qualsiasi qualifica, perché si va dallo sviluppatore web al copywriter, al grafico, social media marketing o quant'altro. I ragazzi hanno voglia di fare? Assolutamente sì, e devo dire che ho la fortuna di avere una squadra all'interno della mia struttura che tra l'altro ha un'età media adesso di 30 anni, contando che io lo porto su abbastanza, e ho dei giovani che sono veramente con un grandissimo entusiasmo. Sai cos'è? Le ultime generazioni sono on-off, cioè o c'è una grandissima voglia di fare,
oppure diciamo che subiscono passivamente le vicende della vita. Devo dire che quando hanno voglia di fare, sono giustamente, devono essere motivati, inseriti in un contesto di un certo tipo e anche coinvolti, permettendogli anche di sbagliare, perché ragazzi, tutti abbiamo sempre sbagliato nella vita, più avanti si va, si cerca di sbagliare di meno nel lavoro, però l'errore è quello che realmente ti permette di crescere. Se non diamo autonomia ai giovani, non ne veniamo fuori. Basta lasciarli andare in giro, spendiamo un sacco di soldi come paese per formarli, perché ricordatevi che comunque io, te e chiunque lavori investe anche sui giovani, facciamoli capire e diamogli delle opportunità di lavorare qua in Italia, che ce n'è. Può essere che chi è off, come l'hai definito tu, è perché non viene magari così spinto, non ha trovato dietro di sé qualcuno che lo accompagnasse verso quella che magari è la sua strada, la sua aspirazione, e quindi magari si è poi seduto, non ha trovato la giusta motivazione anche magari da chi gli sta intorno. Può essere che un po' di responsabilità ce l'abbia anche l'adulto che è stato una ragazza. Allora, assolutamente sì, anche perché comunque se troviamo tutto pronto è un po' difficile essere motivati, no? Quindi allora o siamo spinti da una grande ambizione personale, però è vero che anche l'attitudine a essere ambiziosi ci viene data in funzione di degli obiettivi, anche piccoli obiettivi da raggiungere nella nostra vita. Quando hai 6 anni hai un determinato tipo di obiettivi, insomma col crescere cambiano. Diciamo che continuare a dar tutto per assodato non è che aiuti proprio tantissimo, insomma, questa propensione. Però ripeto, abbiamo dei giovani veramente tosti, decisi quando vogliono qualcosa e che vale la pena, parlo dal punto di vista imprenditoriale, trattenere in qualsiasi modo nel nostro paese, anche perché, ripeto, se abbiamo investito per farlo, è come dire che io pianto un albero nel mio giardino e quando si tratta di raccogliere i frutti, per cui l'ho coltivato per 5 anni, poi lascio che arrivi il vicino a portarseli via. No, adesso portiamoci a casa anche i frutti, insomma. È giusto, insomma, mantenere questa risorsa che abbiamo per farci crescere, tanto più in questa fase in cui il paese ha bisogno di ripartire. Sì, che poi ricordiamoci un altro piccolissimo problema: i giovani sono sempre di meno, per cui la ricerca di talenti purtroppo andrà ad attingere a un cesto sempre più piccolo, sempre facendo il paragone dei frutti, no? E quindi questo anche per dire che anche gli stessi giovani hanno un sacco di opportunità se si mettono in mostra, perché comunque c'è meno competizione rispetto a un tempo, insomma. Bisogna credere nei giovani e i giovani devono credere in loro stessi. Grazie davvero a Pier Giorgio Paladin, grazie naturalmente, buon lavoro, buona comunicazione. Buona comunicazione a voi e continuate così. Grazie mille, grazie a Pier Giorgio Paladin. Adesso torniamo ad una notizia di cronaca che abbiamo dato anche ieri nei telegiornali, ma che vi riproponiamo perché ci sono anche delle novità che non arrivano, che arrivano dal bellunese. Allora partiamo da quanto accaduto a Conegliano nella notte tra sabato e domenica, dove degli ignoti, dei vandali, hanno distrutto i nastri rosa posizionati dalla Lilt intorno alla fontana del Nettuno a Conegliano, i nastri rosa simbolo della lotta al tumore al seno. Vediamo che cosa è accaduto e poi torniamo a parlarne. Qualche lazzarone a Conegliano si è divertito a distruggere i nastri rosa della Lilt che simboleggiano la lotta contro il tumore al seno collocati attorno alla fontana del Nettuno. Un gesto inqualificabile che va oltre al vandalismo comune, soprattutto nel mese dedicato alla prevenzione e alla ricerca sulle neoplasie che colpiscono le donne. A chiunque sia stato dico di chiedere scusa e rimediare a quanto fatto. Questo è il duro post pubblicato sulla sua pagina Facebook dal presidente del Veneto Luca Zaia, che denuncia quanto accaduto in centro a Conegliano. Ecco come si presentava l'area di Corso Vittorio Emanuele II con i simboli della lotta al tumore al seno collocati intorno alla fontana. Ed ecco invece la scena che si è presentata stamane davanti agli occhi dei coneglianesi. È un gesto inqualificabile e stupido, direi, perché è un simbolo di una campagna che la Lilt fa da 31 anni in Italia, e noi l'abbiamo riportata anche a Treviso per accendere proprio un riflettore su questo problema importante che è il cancro al seno, che colpisce ogni anno centinaia di donne trevigiane, per cui non capisco la insensibilità di persone che hanno pensato di distruggere questo simbolo. Non credo sia un atto fatto contro la campagna di prevenzione, ma spero, aggiunge il dottor Gava, si tratti del gesto dettato dalla noia magari di qualche ragazzo. Quando i responsabili verranno individuati, per loro il presidente della Lilt di Treviso ha in mente una possibile punizione. Può essere un lavoro socialmente utile e quindi magari fare qualche ora di volontariato e capire anche cosa fa la Lilt proprio per cercare di
promuovere il concetto della prevenzione e di aiutare le persone che stanno attraversando la fase della malattia, quindi magari può essere una punizione giusta quella di approfondire queste tematiche. Perché vi avevamo riproposto questo servizio? Non solo per la gravità del gesto in sé, che è stato archiviato come ci si augura tutti, probabilmente sarà così, un gesto vandalico, ma perché la stessa notte, ma a Belluno, qualcuno, qualche vandalo, eccolo qui, ha fatto la stessa cosa per i nastri rosa posizionati da Ados nei giardini di Piazza dei Martiri, in centro a Belluno. Qualcuno appunto ha distrutto questo simbolo della lotta contro il tumore al seno, e ora ci si interroga se i due episodi possano essere collegati. Si pensa, visto la distanza, che non possa essere così, ma certo che qualche interrogativo lo solleva proprio il fatto che sia accaduto la stessa cosa la stessa notte. Adesso naturalmente sono in corso delle indagini, sia a Conegliano che a Belluno. A Belluno si cercheranno anche di visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza nella zona, sperando di individuare i responsabili. Certo è che sono due atti che qualche inquietudine lasciano. E per quanto accaduto a Belluno, ieri era intervenuto, l'avete sentito nel servizio, con parole forti il governatore Zaia, anche il presidente della LILT, il dottor Alessandro Gava, LILT di Treviso, aveva condannato il gesto, e oggi arriva la condanna del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, che dice: quanto accaduto questa notte, la distruzione di alcuni dei fiocchi rosa posizionati da Ados, è l'ennesima conferma del fatto che è sempre più importante intervenire sull'educazione dei giovani. Condanno fermamente e con me tutta l'amministrazione comunale il gesto stupido e meschino, e mi rifiuto di credere che nel mirino dei vandali ci fosse l'iniziativa Ottobre Rosa, una manifestazione importante per i suoi risvolti sociali di prevenzione. Credo piuttosto che, come accaduto qualche settimana fa in via Sotto Castello, sia opera di ragazzi che non rispettano più le elementari regole del vivere in comunità. Sono sicuro, continua Massaro, che come è avvenuto per la targa di Loris Tormen, non passerà molto tempo prima che il colpevole o i colpevoli vengano individuati. Un gesto del genere nella piazza centrale sorvegliata dalle telecamere non può passare inosservato. Queste dunque le parole del sindaco Jacopo Massaro. Naturalmente nei nostri telegiornali di questa sera vi aggiorneremo e cercheremo di capire anche appunto se possono esserci dei collegamenti tra i due episodi accaduto a Conegliano e a Belluno la stessa notte. Torniamo un attimo alla cronaca, perché sabato vi abbiamo fatto vedere durante la nostra diretta, ma anche poi nei telegiornali, la giornata storica vissuta da Venezia con la messa in funzione delle dighe del Mose, le paratoie mobili tutte sollevate, che hanno protetto Venezia dall'acqua alta. Ricorderete le immagini di una piazza San Marco solitamente invasa dall'acqua, completamente all'asciutto, e con la festa delle istituzioni, in primis del sindaco Luigi Brognaro, ma anche dei veneziani che hanno festeggiato dal centro storico alle isole, anche le immagini dei pescatori di Pellestrina che avevano offerto a tutti per festeggiare una grigliata. Ebbene, come era stato già detto, le dighe del Mose, le paratoie del Mose in questo momento verranno azionate solo con una previsione di marea di 130 centimetri. Sia domenica che oggi le previsioni di marea erano ben al di sotto di questo livello, e così sia oggi che nella giornata di domenica le parti più basse di Venezia, compresa Piazza San Marco, si sono ritrovate a fare i conti con il fenomeno dell'acqua alta. Alle 12.40, secondo quanto reso noto dal centro maree del comune, è stata registrata dalla stazione il rilevamento di punto della salute, una massima di 98 centimetri. Come è accaduto ieri, il Mose non è entrato in funzione perché non è stata superata, come detto, la soglia minima dei 130 centimetri. Abbiamo parlato a lungo oggi di quelle che potrebbero essere le novità che arriveranno da Roma, Consiglio dei Ministri oggi, dove verrà discusso il nuovo DPCM, domani il ministro Speranza lo illustrerà in Parlamento, e poi mercoledì la firma e la pubblicazione, secondo le indiscrezioni, in Gazzetta Ufficiale. Sempre secondo le indiscrezioni,
sono diverse le misure che potrebbero essere inserite in questo provvedimento, che dovrebbe innanzitutto prorogare al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza, ma che interverrà anche con una stretta per quanto riguarda l'uso delle mascherine, quindi con l'obbligo che potrebbe essere esteso a livello nazionale dell'utilizzo proprio dei dispositivi di protezione individuale anche all'aperto, quindi non più solo nei luoghi chiusi, e poi chiusure anticipate alle 23 di bar e ristoranti, ma anche una riduzione, stando sempre alle indiscrezioni, del numero dei clienti che sarà possibile ospitare. E naturalmente questo sta già suscitando diverse polemiche, diverse reazioni, soprattutto dal mondo economico. Ieri il presidente di Ascom Confcommercio Treviso, Federico Capraro, si era detto molto preoccupato per quelle che potrebbero essere le ripercussioni. Sentiamo allora le sue parole. Credetemi, l'aspetto pandemico nell'ambito sociale e nell'ambito economico farà molti più danni di quelli che stanno venendo a livello sanitario. È chiaro e non usa mezzi termini Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso. I controlli devono essere fatti, ma lasciate lavorare gli imprenditori. Il DPCM, che sarà firmato probabilmente mercoledì, prevede una stretta sui locali, orari e capienza interna. La stretta, che è a carico degli imprenditori privati, non può essere la soluzione perché la parte pubblica non è in grado di attuare i controlli. Ben vengano i controlli, devono esserci controlli. Il rischio è che il DPCM si trasformi in una sentenza di chiusura per molti locali. Questo non è possibile, tuona Capraro, e ci faremo sentire a Roma. Intanto, sulla questione capienza, con l'arrivo dell'inverno, il presidente lancia un appello alle amministrazioni locali. Di fronte, tra l'altro, ad una stagione che a maggior ragione condiziona gli spazi, perché nella stagione invernale gli spazi esterni sono limitati, in questo caso bisognerà intervenire con le amministrazioni locali perché vengano mantenuti plateatici, perché ci sia la possibilità di riscaldarli, che ci sia la possibilità di farli vivere anche d'inverno. Pronti ad aiutare i locali, risponde il sindaco Mario Conte. Delle soluzioni per consentire, come abbiamo fatto fino adesso, di lavorare in sicurezza, quindi di mantenere attive le proprie attività, i posti di lavoro, senza dimenticare gli aspetti sanitari. Per quanto riguarda l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in tutta Italia, è una delle ipotesi che il governo sta valutando. Lo ribadisce il ministro della Salute Roberto Speranza. D'accordo anche il sindaco Conte. Ognuno di noi deve capire che indossare la mascherina significa tutelare se stessi e tutelare gli altri, soprattutto le persone più anziane e più fragili. Quindi è proprio un gesto d'amore. Richiamo quelle parole del Vescovo di questa mattina, che appunto ha detto di andare oltre i DPCM, oltre le ordinanze, e di essere responsabile nell'utilizzo della mascherina. C'è un aggiornamento per la notizia di cronaca che vi abbiamo dato: l'incidente accaduto ad Albignasego nel Padovano, l'incidente mortale. L'aggiornamento arriva dal sito del Corriere del Veneto. Gravissimo incidente lunedì mattina in via Roma ad Albignasego. Un anziano è stato travolto da una macchina mentre era in sella alla sua bicicletta. L'uomo, classe 1936, è stato sbalzato a terra. I soccorsi tempestivi non sono bastati a salvargli la vita. A centrarlo, si legge sempre sul sito del Corriere del Veneto, è stato un 25enne che era alla guida della sua automobile, che si è subito fermato per prestare soccorso. Il giovane è risultato positivo ad alcol test. Sul fatto sta ancora lavorando la polizia locale, che è intervenuta per i rilievi. Questo dunque l'ultimo aggiornamento di cronaca. Prima di salutarvi però vi ricordo il nostro sondaggio che abbiamo lanciato in questa diretta e che continueremo a presentarvi nelle nostre edizioni dei telegiornali di Antenna 3. Vi chiediamo: mascherine obbligatorie all'aperto, giusto o sbagliato? Se la vostra risposta è sì, il numero da fare è lo 0422 16 26 691. Se invece la vostra risposta è no, il numero da fare è quello in rosso, 0422 16 26 690. La chiamata, lo ricordo, è gratuita ed è sufficiente fare uno squillo perché la vostra risposta venga registrata. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring, come ogni lunedì in diretta a partire dalle 21:15. Ospiti in studio: Federico Caner della Lega, Giordano Riello
Bello, imprenditore. E poi in collegamento Skype ci saranno Luigi Susin di Fratelli d'Italia, il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Marco Bonet del Corriere del Veneto. Con questa notizia termina la nostra diretta. Io vi ricordo alle 18.30 le edizioni serali dei nostri telegiornali. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto. Benvenuti al meteo. Inizio di settimana ancora segnato dalla circolazione instabile che ci accompagna ormai da qualche giorno. Il dettaglio di lunedì 5 ottobre. Sul Veneto tempo spiccatamente variabile, sarà una giornata con alternanza di momenti asciutti e anche soleggiati ad altri decisamente più perturbati, con qualche precipitazione un po' a macchia di leopardo. Temperature minime tra i 7 e i 12 gradi, per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di Mercurio si fermerà sui 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la nostra grafica ci mostra un contesto di instabilità. Infatti anche qui avremo qualche rovescio e locali parentesi più asciutte. Temperature minime fino a 15 gradi, massime invece fino ai 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo locali piogge sparse, pause con maggiore presenza di sole. Entro la serata generale miglioramento. Temperature minime sui 10 gradi, massime invece fino ai 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto.